maggio. Siamo all'anniversario del referendum dello scorso anno, un referendum molto importante, molto partecipato, che ha dato un risultato secondo noi storico, ma siamo anche in una situazione, un passaggio delicato per la provincia di Reggio, perché è scaduta la concessione a IREN per la gestione dell'acqua ed è scaduta anche la concessione dei rifiuti, tra l'altro, alla fine dello scorso anno. Quindi nel corso dei prossimi mesi si tratterà di decidere la comunità reggiana, speriamo, non solo i politici ma anche la comunità reggiana, dovrà prendere una decisione sul futuro della gestione dell'acqua a Reggio Emilia. Quindi abbiamo chiamato questo incontro, questa assemblea, proprio il futuro dell'acqua a Reggio Emilia, la parola ai cittadini, nel senso che vorremmo che quanti più cittadini possibili di Reggio e della provincia su questo tema molto importante si esprimessero. Non abbiamo chiamato proprio per questo motivo grandi esperti che ci facciano relazioni voluminose, bensì ci prendiamo la parola noi del comitato e tutti quelli che abbiamo invitato, cioè gli amministratori pubblici, li abbiamo invitati tutti, a partire dai sindaci. Le associazioni che hanno aderito in passato alla campagna referendaria e non solo, i partiti politici naturalmente che sono presenti a Reggio, i sindacati, visto che vedo arrivare un noto sindacalista. Quindi siccome vogliamo che intervenga più gente possibile, teniamo la durata degli interventi breve, molto breve, 5-7 minuti al massimo, chiediamo a tutti uno sforzo di sinteticità, in compenso ci diamo anche la possibilità di replica, perché vorremmo che fosse un'assemblea il più possibile dialettica e dove ci sia un confronto di posizioni, quindi non uno che interviene e poi se ne va, bensì ci confrontiamo possibilmente. E quindi facendo interventi brevi ci possiamo anche prendere una possibilità di replica. Abbiamo Caterina Lusuardi che ci fa un po' da moderatrice e cominciamo dando la parola a Tommaso Dotti del Comitato Acqua Bene Comune. Abbiamo una gioia di palco, se chi vuole intervenire si sente più a suo agio seduto sul palco, volentieri. Siamo giù. Seduto qua. Grazie a tutti, vi do l'ultima informazione tecnica se vi interessa. In quel tavolino ci sono tutti i materiali per la campagna di obbedienza civile, che è la campagna che stiamo portando avanti in questo momento. Nel mio intervento abbiamo un po' deciso di iniziare con un intervento che riassuma o provi a riassumere la situazione in cui siamo in questo momento, la situazione nazionale, la situazione a Reggio Emilia, la situazione europea e, se volete, arriviamo anche alla situazione mondiale, ma direi che dopo i 5 minuti non bastano. Come tutti sapete, un anno fa abbiamo partecipato a questo bellissimo referendum il 12 e 13 giugno, un referendum che abbiamo costruito con un anno di grande mobilitazione, di raccolta firme, dopo che nell'agosto del 2009 il decreto Ronchi dell'ex governo Berlusconi aveva dichiarato obbligatoria la privatizzazione dell'acqua in tutta Italia. Era appunto un decreto costruito piuttosto male, perché con la scusa di un adeguamento alle normative europee, cosa che poi la Corte Costituzionale ha dimostrato essere errata, chiedeva e imponeva soprattutto a tutti i sindaci d'Italia la privatizzazione, e per chi l'avesse già fatto, come nel caso di Reggio Emilia, chiedeva un adeguamento di una riduzione delle quote di partecipazione della parte pubblica nelle aziende, quindi in IREN SPA, inferiore al 50%, quindi il controllo pubblico doveva diventare nella minoranza. Cosa è successo? Si è creata questa bellissima e grandissima mobilitazione nazionale, abbiamo fatto tre mesi di raccolta firme, delle 500.000 firme che servivano ne sono state raccolte oltre 1,5 milioni, e siamo riusciti a fare indire il referendum. Come sapete, appunto, i quesiti sull'acqua erano due, ma ci preme ricordare che il primo quesito
quello appunto contro la privatizzazione dei servizi pubblici, quindi contro il decreto Ronchi, non comprendeva solo l'acqua, ma comprendeva appunto tutti gli altri servizi pubblici. Quindi la nostra che portiamo avanti è una battaglia sull'acqua, ma quello del referendum dello scorso anno è stato un punto molto forte nella democrazia, nella storia istituzionale italiana, perché i cittadini hanno votato per fermare la privatizzazione dei servizi pubblici, a partire dall'acqua, che abbiamo preso come paradigma per parlare dei beni comuni, ma sono lotte che si potrebbero estendere al sistema dei rifiuti, ai trasporti pubblici, all'istruzione. Quindi è stata una vera espressione di forza a favore dei servizi pubblici. Servizi pubblici che però devono essere, come diceva il secondo quesito referendario, privi di rilevanza economica. Col secondo quesito referendario abbiamo deciso di togliere la remunerazione del capitale investito. Cosa significa? Che dal 13 giugno, anzi un mese dopo, quando i referendum sono stati ufficialmente dichiarati validi e quindi sono diventati legge, le nostre bollette sarebbero dovute automaticamente ridursi del 7%. Del 7%, che è la remunerazione del capitale, che a Reggio Emilia equivale a un 12%. Questa remunerazione del capitale, che poi penso spiegherà meglio qualcuno dopo in un altro intervento, è il profitto dell'acqua, ovvero il profitto che le aziende che gestiscono i nostri servizi pubblici hanno come profitto garantito. Che l'azienda vada bene, che l'azienda vada male, che appunto facciano gli investimenti, c'è un profitto garantito. Questo non penso che succeda a nessuno di noi quando portiamo i soldi in banca, per esempio, di avere un rendimento garantito del 7%. Mi rendete conto che appunto c'è una tendenza molto forte a voler fare profitto, a voler guadagnare su quelli che sono i nostri beni comuni. E niente, noi li abbiamo mandati a casa tutti, abbiamo vinto questo bellissimo referendum e purtroppo non è cambiato nulla, perché con la finanziaria dell'agosto del 2011, quando è arrivata la famosa letterina da Bruxelles in cui ci chiedeva di fare adeguamenti, quello che avevamo cacciato dal portone è rientrato dalla finestra, nel senso che poi anche il governo Monti nella finanziaria ha fatto rientrare elementi che mettono a forte rischio i beni comuni e in particolare la gestione dell'acqua. E soprattutto il secondo quesito, quello che andava a toccare il portafoglio delle privatizzazioni, non è mai stato recepito. Ci stanno dicendo appunto che dobbiamo aspettare una creazione di un'authority a livello nazionale, ma sapete benissimo, e non so se tutti voi l'avete visto, una delle puntate di report sulle authority, si sa benissimo come funzionino le authority, come sappiano vigilare e come siano trasparenti in Italia. Quello che noi sostanzialmente chiediamo adesso, quindi a livello nazionale, è che innanzitutto le discussioni che si fanno sui servizi pubblici, e questo lo chiediamo anche noi qui oggi a Reggio ed è il nostro obiettivo, è che si parta dall'esito referendario. I cittadini italiani si sono espressi, hanno vinto, oltre 26 milioni di cittadini sono andati al voto, quindi vuol dire che in Italia la privatizzazione non è più possibile. Non possiamo ritornare al punto di prima in cui chiederci se privato è bello, pubblico è cattivo, oppure appunto cercare di capire quale sia la soluzione. Gli italiani si sono espressi, non tenere conto di questa appunto volontà popolare è un fatto gravissimo, e chiediamo appunto che vengano immediatamente adeguate le tariffe. Noi lo stiamo facendo, lo stiamo portando avanti con la campagna di autoriduzione delle bollette. Quindi appunto il significato un po' oggi di questa assemblea è partire da questo punto, un referendum che abbiamo vinto l'anno scorso e che ha chiaramente detto che gli italiani sono contro la privatizzazione. A Reggio Emilia cosa vogliamo fare? A Reggio Emilia è in una situazione molto particolare, a dicembre dell'anno scorso è scaduto l'affidamento per la gestione del servizio idrico a IREN, ovvero teoricamente, perché adesso è stata fatta una proroga, il comune di Reggio Emilia, i comuni della provincia di Reggio Emilia dovranno fare una gara di appalto per decidere chi gestirà l'acqua a Reggio Emilia. Quello che noi chiediamo ovviamente è che si tenga conto del referendum, che non torniamo a una situazione precedente, cioè riaffidandola ai privati, perché IREN è una SPA quotata in borsa privata, ma che si apra un dibattito, si apra un percorso per ripubblicizzare. Di cose che sono successe appunto qui a Reggio, la situazione è divisa su due binari, nel senso che
l'assessore Mirko Tutino, che è qui presente tra l'altro, ha deciso di avviare su consiglio, penso anche dei sindaci della provincia, un tavolo per capire come può essere un percorso di ripubblicizzazione a Reggio Emilia. Noi partecipiamo e siamo molto contenti di questo tavolo. Le uniche due prerogative che chiediamo ancora una volta sono appunto che questo percorso parta dall'esito referendario e non da prima, altrimenti ci stanno prendendo veramente in giro. Punto 2 è che questo percorso sia più partecipato possibile, perché quello che noi portiamo avanti con questa campagna, con questa lotta per i beni comuni, non è il ritorno al pubblico, il ritorno al, chiamatelo, statalismo. C'è chi ci dice siamo socialisti, sovietici, vogliamo i soviet che gestiscano. No, noi chiediamo semplicemente che i cittadini possano partecipare attivamente nella gestione dei beni comuni. Quindi noi chiediamo un percorso partecipativo che sia comprensivo dei cittadini, ma non solo a un livello di consulenza o di parere, ma a un livello attivo, perché noi le conoscenze le abbiamo, le stiamo mettendo in campo e vogliamo partecipare. Quindi chiediamo uno sforzo in questo campo. Però dall'altro punto di vista, forse pochi di voi lo sanno, ma c'è una cordata che è partita dal Comune di Milano che sta ipotizzando la creazione di una grande multi-utility del nord che accorpi A2A di Milano con IREN di Torino, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Genova. E questa è stata approvata, per ora pare dai maggiori proponenti sono il sindaco Pisapia di Milano, Fassino a Torino e il ministro Passera. Il nome di Del Rio non è ancora stato fatto. Io ci credo poco che sia una joint venture creata solo da questi due comuni e noi siamo all'oscuro di tutto. Noi siamo molto preoccupati, ci chiediamo che senso abbia creare un tavolo per la ripubblicizzazione se poi dall'altra parte i potenti, i sindaci che contano, che stanno mandando avanti un percorso di completa privatizzazione, di creazione di un grande gruppo, perché la privatizzazione funziona così, allargare sempre di più, creare strutture sempre più grandi, complicate, in modo che i cittadini siano sempre più estranei, non ci capiscano più niente e non ci capiscano più niente nemmeno i sindaci, perché io vorrei sapere già adesso quale sindaco riesce a leggere un bilancio di una multi-utility quotata in borsa con la sede da una parte, gli azionisti del Canada, delle Cayman e tutto quello che ne comporta. Quindi la situazione è sempre più complessa. Quindi appunto noi, questa assemblea è proprio questo, sentire le varie voci, sentire quelle che sono le nostre proposte, quelle che sono le proposte degli amministratori locali che sono qui presenti oggi. Le uniche due, io direi, noi dalla nostra abbiamo che ce la mettiamo tutta a spingere sui beni comuni come elemento di partecipazione popolare. L'anno prossimo, a marzo dell'anno prossimo, partirà un'iniziativa di raccolta firme a livello europeo per dichiarare l'acqua un bene comune proprio alla Commissione europea. È un'iniziativa forte perché non solo in Italia ci si batte per l'acqua e quindi credo sarà un'iniziativa che ci toccherà portare avanti anche noi a Reggio Emilia, perché è molto importante che riusciamo ad arrivare a tutti i livelli. Ma noi è un po' che ci pensiamo, comunque ce lo chiediamo, se non sia il caso probabilmente anche di fare un referendum a livello cittadino a Reggio Emilia. Non sono bastati oltre 200.000 cittadini reggiani che l'anno scorso hanno votato, la provincia più votante in Italia, per far capire ai nostri amministratori che l'acqua a Reggio deve essere pubblica. Se ci sarà bisogno di farci sentire una seconda volta con un forte referendum a livello comunale, a livello provinciale, credo che ci penseremo, perché secondo noi appunto si scrive acqua, si legge democrazia, o forse meglio dire si scrive beni comuni e si legge democrazia. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Caterina Lusuardi, mi hanno invitato a coordinare questa assemblea pubblica, è la prima volta che coordino un'assemblea, quindi perdonatemi se poi magari non sarò così all'altezza della situazione. Io mi occupo prevalentemente di antimafia, in questo periodo faccio parte dell'associazione Colori, Cittadini contro le Mafie, e sono contenta di poter coordinare questo tavolo. Io qui ho una serie di nominativi, per cui, se ho capito bene, bisogna fare delle proposte concrete che poi cerchiamo di discuterne in questa assemblea, giusto? Quindi, ho una scaletta qui oppure vogliamo... Fare prima
Fai, oh, Cesare, fammi capire. Allora, come comitato istruiamo un attimo l'assemblea in modo tale che gli altri poi possano interloquire. Io dico due parole sulla campagna di obbedienza civile. Molti di voi avranno visto in giro per Reggio quelle bandiere blu, che in quelle parole è scritto tutto il senso della campagna di obbedienza civile, che chiede che il nostro voto sia rispettato. È essenzialmente, prima che una questione economica, una questione di democrazia. 27 milioni di italiani si sono espressi in maniera chiarissima, dicendo, noi lo sintetizziamo in uno slogan, ma dicendo in sostanza fuori l'acqua dal mercato e fuori i profitti dalla gestione dell'acqua. Il secondo referendum in particolare era proprio quello che ha accennato prima Tommaso, ha tolto la remunerazione del capitale dal metodo tariffario, dal calcolo della tariffa, dalla nostra bolletta, tanto per essere concreti. Allora, noi abbiamo iniziato a chiedere dal giorno successivo al referendum ai nostri sindaci, perché sono i sindaci che stabiliscono la tariffa, non è IREN evidentemente, sono i sindaci riuniti in un'assemblea che si chiamava, perché adesso non c'è più, è stata spostata a livello regionale, prima era a livello provinciale, i sindaci della provincia riuniti nell'ATO, l'ambito territoriale ottimale cosiddetto. Allora, noi dal giorno successivo al referendum abbiamo cominciato a chiedere ai nostri sindaci: bene, come contate di applicare l'esito del referendum che ha tolto la remunerazione del capitale? Non, nessuno, devo dire la verità, mi spiace, non voglio polemizzare in particolare col mio sindaco di Quattro Castella che è qua e che ringrazio di essere qui e che, con il quale ci vogliamo confrontare in maniera serena, però è una constatazione, nessuno può dire il contrario, i sindaci non ci hanno nemmeno preso in nota. Si sono espressi su questa questione dal 14-13 di giugno, quando c'è stato il referendum, il decreto del Presidente della Repubblica che diceva che l'esito del referendum era immediatamente applicabile e che non conteneva elementi di contraddittorietà, quindi non c'era da aspettare nulla, qui come altrove, non solo a Reggio Emilia evidentemente, l'esito del referendum andava applicato dal giorno successivo. E noi dal giorno successivo abbiamo cominciato a chiedere che dalla tariffa fosse tolta la remunerazione del capitale. Bene, i sindaci si sono riuniti su questo argomento il 16 di dicembre, avrebbero dovuto in teoria ridurre la tariffa del 11,96%, perché questa è la quota sulla base di dati ufficiali, non di dati nostri, della remunerazione del capitale sulla bolletta Reggio Emilia nel 2012, nel 2011 era l'11,04%, quindi avrebbero dovuto ridurci la bolletta quasi del 12%, ce l'hanno aumentata del 3,9%, dopo averla aumentata gli anni precedenti, nei tre anni precedenti, mediamente tra il 6 e il 7%. Allora, tra il ridurcela del 12% e aumentarla del 4% c'è una bella differenza, voi capite bene, no? Ciò nonostante, noi diciamo, non è solo e prevalentemente una questione economica, è una questione di democrazia. L'esito del voto va rispettato. A quel punto, siccome noi siamo anche consapevoli che non tutta la remunerazione del capitale, ci piace essere obiettivi, è profitto, abbiamo anche chiesto nelle nostre lettere ai sindaci, questo è scritto anche sulla lettera di reclamo a IREN, che è lo strumento della campagna, adesso poi parlerò anche di questo, abbiamo chiesto di dirci, allora, il profitto che si fa sull'acqua a Reggio Emilia, quant'è? Quant'è? O non ci hanno risposto, o ci hanno risposto che a Reggio Emilia non c'è profitto sulla gestione dell'acqua, oppure ci hanno detto che il profitto è un ordine di grandezza di 3 euro per utente all'anno, quindi 3 tazzine di caffè, stiamo parlando di niente, no? Quindi tanto rumore per nulla. Bene, i dati ufficiali, non i dati del comitato, i dati ufficiali dell'ATO, la famosa assemblea dei sindaci, l'ambito territoriale ottimale, che poi sono dati, tanto per essere molto concreti, forniti da IREN,
perché è quella la fonte ufficiale dei dati. Dicono invece che nel 2012 il conto economico, che è una delle tabelle presentate in allegato dell'ATO, dice che nel 2012 il profitto netto, quindi anche pagate le tasse, dopo aver il pagamento delle imposte, è nell'ordine dei 4 milioni e mezzo di euro in provincia di Reggio Emilia, che è un po' più di 3 tazzine di caffè a testa. Allora, ci fa strano che non ci sia stata una trasparenza reale, una discussione franca, in questo senso ci fa piacere la proposta fatta da Tutino e dai sindaci finalmente di fare un po' di trasparenza e magari anche un po' di partecipazione intorno alla trasparenza nel dare dei numeri che siano numeri reali, perché questo dei 4 milioni e mezzo di euro di profitto atteso nel 2012 sulla gestione dell'acqua a Reggio Emilia è cosa diversa, capite bene, da tre tazzine di caffè. Se poi gli investimenti saranno molto inferiori rispetto a quelli previsti, e poi Tutino o altri amministratori su questo potranno dirci qualcosa di preciso, speriamo. Se come prevediamo, anzi come siamo certi, assolutamente certi, gli investimenti saranno meno di quelli previsti, perché IREN è nelle difficoltà in cui si trova, allora visto che il profitto è in funzione anche della quantità di investimenti, l'incidenza in valore assoluto del profitto sarà anche superiore. Quindi questa questione del profitto sull'acqua è una questione reale che va presa per le corna. Questa campagna non è niente di più che una sollecitazione in questo senso. Lo strumento della campagna è una lettera di reclamo a IREN e ai sindaci, con la quale noi diciamo: ci state facendo pagare l'acqua dal giorno successivo al referendum più di quello che dovremmo pagarla. Sappiate che dalla prossima bolletta ci riteniamo in diritto di togliere noi stessi dal pagamento della bolletta la quota relativa alla remunerazione del capitale, cioè l'11,96%. Abbiamo raccolto più di 250, siamo verso le 300 lettere, non è, ce lo possiamo dire con molta franchezza, una campagna facile per tanti motivi. Possono firmare la lettera coloro che sono utenti diretti, che hanno un'utenza individuale, quindi i cittadini che abitano in un condominio purtroppo è più complicato perché devono passare attraverso l'amministratore. C'è molta paura perché si teme che Equitalia ci venga poi a battere cassa, ma non è così, questo lo dico per tranquillizzare chi ancora non avesse aderito alla campagna e volesse farlo. La riscossione dei crediti DIR non passa attraverso Equitalia e nessuno avrà mai il diritto, non esiste gestore che potrà permettersi, perché gli ci togliamo l'11,96% del pagamento della bolletta, di tagliarci il servizio. Quindi la campagna continuerà fin tanto che non arriveranno risposte concrete sulla questione della remunerazione del capitale. È stata incaricata in questo senso l'autority dell'energia e del gas. Berlusconi avrebbe voluto fare per contrastare il referendum un authority specifica per l'acqua, si è rivelata una bufala che è durata due giorni. Invece Monti, più concreto, ha dato la responsabilità all'authority dell'acqua e del gas, che già esiste ed è un'authority importante. Questa authority sta lavorando a un metodo tariffario nuovo. Noi abbiamo un fortissimo timore che ci facciano rientrare dalla finestra quello che abbiamo messo fuori dalla porta, cioè lo chiamano in un'altra maniera, ma il concetto è sempre quello. Siccome purtroppo di referendum disattesi, perché hanno giocato sulle parole, ce ne possono venire in mente tanti, il primo tra tutti quello del finanziamento pubblico ai partiti, che l'hanno chiamato rimborsi elettorali. Noi su questa cosa vigileremo, vi invitiamo a vigilare, vi invitiamo ad aderire alla campagna per sollecitare il rispetto dell'esito referendario. Bene, direi che il quadro generale è ben definito, io darei voce agli interventi.
Io qui in prima della lista ho Roberto Meglioli dell'UISP. Dov'è? Se vuole intervenire. C'è Walter Canapini. Allora, Walter Canapini, così che si presenta un attimo, ma magari lo conoscete tutti forse. Io sono molto grato al comitato di avermi invitato e perché sono convinto ovviamente che se una qualche ipotesi di sviluppo ci sia per noi, per il nostro territorio, i nostri figli, il mondo, quello sviluppo può essere solo sostenibile e la parte decisiva della valenza etica della sostenibilità è che non c'è sostenibilità se non c'è democrazia e se non c'è, come ci insegna peraltro l'Unione Europea, un percorso partecipato vero. E quindi, essendo stato tra i fondatori con Riccardo Petrella di Acqua Pubblica molti anni fa, ovviamente avendo condiviso con Emilio Molinari e a Reggio con Tommaso, Cesare e tutti voi il tema del Comitato dell'Acqua Bene Comune, sono molto contento di essere qua. Parto da una questione che ci insegnavano i nostri genitori, operai, contadini. Per critichare bisogna sapere da studiare. In generale il tema è dunque essere consapevoli che stiamo ragionando di questo tema decisivo in un momento nel quale siamo vittime noi tutti, ma vogliamo essere possibilmente protagonisti di un'alternativa, di una vera e propria guerra finanziaria globale giocata con le armi della finanza. E anche se io per primo non ho nessuna conoscenza delle dinamiche della finanza, però so che in un mondo che ha un prodotto interno lordo di 76 mila miliardi di dollari e che è circondato da una nuvola di derivati per oltre un milione di miliardi di dollari, quindi noi siamo in una terra tecnicamente fallita, nella quale miliardi di persone si stanno muovendo dall'India e dalla Cina per raggiungere un livello di vita orientativamente simile al nostro, purtroppo ripercorrendo gli stessi nostri percorsi, e se tutto questo andasse fino in fondo di terre per reggere uno stile di vita e di consumo pari a quello di noi 600 milioni di privilegiati del nord del mondo, di terre ce ne vogliono 3,5, quindi abbiamo una terra tecnicamente fallita e abbiamo una terra impossibile, perché ce n'è una che non può consentire a 7 miliardi di persone di vivere il consumismo come l'abbiamo vissuto noi negli ultimi decenni. Allora, tutto questo vuol dire però che dobbiamo imparare ad usare gli strumenti, e parto dal ragionamento di Tommaso, che è persona che ho sempre molto stimato. Allora, Tommaso dice c'è sulle situazioni dei multi-utilities aleggia un fantasma: fare la grande multi-utility del nord. Oggettivamente Passera la sta riflettendo questa vicenda, ma come dire, se fossi lui starei molto attento. Vediamo i dati. Da quando sono state portate in borsa le grandi multi-utility, tenete presente che ognuna delle multi-utility che citerò è figlia dell'unione di gioielli veri, dal punto di vista anche della redditività. A2A vuol dire Milano più Brescia, AM, AMSA più ASM di Brescia. Da quando è andata in borsa ha perso il 34% del valore. IREN orientativamente il 40%, 42%. Acea in Roma il 34%. Quindi siamo in presenza di una distruzione di valore che si associa ad uno di quelli che sono i nodi che noi tutti dobbiamo chiedere vengano esplicitati in questo Paese, perché in questo Paese negli ultimi 15 anni
sono state distrutte tante di quelle risorse, qualcuno dovrà renderne conto e qualcuno dovrà spiegare dove sono finiti anche una quota non irrilevante dei soldi. Faccio un esempio: se c'era una cosa che il mondo ci invidiava e che era la, per competenza tecnica e bilancio, un gioiello, si chiamava Enel. L'Enel oggi ha 50 miliardi di euro di debiti, sono 100.000 miliardi di vecchie lire. Se c'era una cosa importante, Terna, le reti, cosa c'è di più normale? Sono già lì, è un profitto garantito. Terna ha 8 miliardi di euro di debiti. Cosa c'è di più tranquillo di avere già lì i gasdotti? Snam Rete Gas ha 11,3 miliardi di euro di debiti. A2A ha 5 miliardi di euro di debiti e ha dato come dividendo al Comune di Milano, erodendo le risorse, 10 milioni di euro di dividendi l'anno scorso, sull'anno scorso. Come ha fatto a fare 10 mila miliardi di debiti? Come ha fatto Iren a fare 3 miliardi di euro di debiti in pochissimi anni? Le risposte, loro dicono che, le risposte che danno sono ridicole. Abbiamo fatto investimenti, l'inceneritore di Torino, l'inceneritore di Parma, il rigassificatore di Livorno, questa per la quota IREM. A2A ha fatto un contratto col Montenegro, sponsorizzato pesantemente dall'ex presidente del Consiglio che abita ad Arcore, un contratto per cui fornisce al Montenegro energia anche se le centrali idroelettriche montenegrine non hanno acqua. In questo modo hanno fatto 1 miliardo di euro di debiti in 2 anni. Questo però è stato un favore che Berlusconi ha fatto al suo amico Djukanovic. Vi lascio perdere il nucleare e tutto il resto. Era partita da Fassino la storia, per dai che ci siamo, facciamo A2A più Iren. Ma Milano sta tirando indietro per un motivo molto semplice. Se oggi si mettono insieme A2A e Iren, non si fa una start-up, una newco dalle magnifiche sorti progressive. Si fa quella che tutti siamo ormai, se abbiamo, si fa una bad company, perché con 8 miliardi di euro di indebitamento più quello che accadrà in Edipower, che dirò tra poco, il figlio che rimane della lunga e penosa vicenda Edison, io ho la produzione di un margine che si chiama EBITDA di 1,5 miliardi di euro. Ho 8 miliardi di euro di indebitamento. Un indice fondamentale per gli analisti finanziari è il rapporto indebitamento-EBITDA. 8 diviso 15, 1,5 fa più di 5. Nessun analista finanziario al mondo prende in considerazione una compagnia se si sposta da 2,5 quel rapporto. Quindi se ne parla, passerà come a suo tempo Tremonti dice, beh, usiamo la cassa depositi e prestiti, F2I, il fondo di Gamberale. Il problema base è il seguente: ho detto qualcosina dell'indebitamento, guardiamo il mercato come può evolvere. Marzo 2012, su marzo 2011 l'Italia registra un calo del 6% dei consumi elettrici, un calo del 22% dei consumi di gas e un calo medio del 10% della produzione di rifiuti. Quando, vi ricorderete, ci dicevano che il nucleare serviva per dare l'energia a poco prezzo, ci avevano detto che l'Italia doveva fare 12 rigassificatori. Tutti si basavano sul fatto che era chiaro, in Italia il mercato del gas avrebbe raggiunto quota 100 miliardi di metri cubi a breve. Oggi tutti gli analisti, anche i più ubriachi della sbornia di finanziarizzazione,
dicono i conti giù. Diciamo che l'obiettivo è 75 miliardi di metri cubi. Per quanto riguarda l'elettricità, essendoci in gioco anche un tema molto evidente, che è che tutto si deve giocare sull'efficienza e sulle rinnovabili, grandi consumi non sono prevedibili. Nel frattempo noi abbiamo buttato una quantità di miliardi di euro che nessuno ha calcolato nel dettaglio. Noi abbiamo una domanda elettrica stabile da anni, equivalente all'energia erogata da un parco centrale da 55 gigawatt, e con il decreto Marzano sblocca centrali noi oggi abbiamo 130 gigawatt installati e che non funzionano, anche perché il nostro kilowattora è molto caro, perché nel costo delle multi utilities ci sono ormai anche costi del personale un po' troppo elevati. Io sono figlio di operai, guai a che mi tocchi il lavoro, ma cominciamo a riflettere anche su quel versante, perché Eni Power, che dovrebbe essere il figlio di sviluppo che ci rimane dopo Edison, e l'Iren c'ha il 10% dentro, la prima cosa che ha fatto con tutte le compagnie in perdita e col comune di Torino, che ha 259 milioni di euro di debiti verso Iren, che non paga perché è al dissesto anche lui, come Parma e come altri, Torino e Milano hanno trovato almeno 600 miliardi di euro di debiti. Detto tutto questo, sul versante dei mercati, dicevo, non c'è nessuna prospettiva di crescita, ma Eni Power, appena si insedia a dicembre dell'anno scorso, chiama un aumento di capitale da 1,1 miliardi di euro. Tutti abbiamo detto, ma cosa sono impazziti? Come mai chiamano un aumento di capitale, che sono tutti lì che sono impiccati così? L'hanno trasformato in un finanziamento socio da 1,2 miliardi di euro, hanno ottenuto il finanziamento con un closing che è avvenuto il 24 maggio con il doppio degli interessi da pagare, perché le banche glieli hanno dati partendo da Euribor più 100 a Euribor più 200 punti base. In questo contesto Eni Power ha delle centrali anche nuove che non vanno. Non funzionano perché non c'è domanda, la domanda è stabile a 55, deve aumentare l'efficienza, quindi diminuire l'intensità di consumo elettrico per unità di prodotto. Allora, in questo contesto, veniamo al tema. A me ha molto colpito leggere un dato, mi ha molto colpito. Allora, l'EBITDA di Iren è calato, l'EBITDA diciamo il margine, no? Nell'ultimo bilancio la voce energia ha visto un calo da 10 a meno 4 milioni di euro. Il gas ha registrato un leggero incremento. Mi ha colpito molto un dato, che è quello dell'acqua. Ecco perché sono venuto molto volentieri quando Cesare mi ha detto di venire. Perché, e Tomato, allora, l'acqua nell'EBITDA genera un passaggio, passa da 108 a 113 milioni di euro, anche se l'acqua è calata di quantità venduta. E dunque, in effetti, con l'aumento della tariffa, in questo momento l'EBITDA generato sul bilancio Iren dall'acqua aumenta, anche se calano cala il venduto. Allora mi viene il dubbio che noi la stiamo pagando un po' tanto quest'acqua qua. Mi viene un altro dubbio, ne accennava Cesare prima. Noi siamo in pieno cambiamento climatico, sappiamo che la Coldiretti ci spiega tutti i giorni che non si sa come irrigare con dei cali di precipitazioni poderosissimi sull'arco degli ultimi anni. In generale noi abbiamo un problema tendenziale di scarsità di risorse e dunque bisognerà investire per l'appunto su questo settore, che non era mai stato ritenuto particolarmente strategico perché tutti avevano in mente la rendita
gas ed elettricità. Allora siamo arrivati addirittura al punto che Brescia, pur di cercare di tenere in piedi il suo inceneritore da cui ricava un po' di energia elettrica, ma adesso è a piedi perché sono finiti gli incentivi che erano illegittimi ai sensi della Comunità Europea, Brescia toglie il gas dai quartieri dove c'è e non lo mette nei quartieri nuovi, pur di dire: se non voglio lasciare al freddo al caldo la gente, ci vuole, che deve andare l'inceneritore, ci vogliono tanti rifiuti, infatti non fanno la raccolta differenziata. Chiudo, quello di Parma non si fa, non va da nessuna parte e si farà qualcos'altro, ma per evidenti motivi, come dire, giuridici, oltre che strategici. Ricordo a tutti che il Parlamento europeo l'8 maggio ha votato una risoluzione cogente per la Commissione dicendo: nella nuova direttiva al 2020 c'è il bando dell'incenerimento in Europa. Se io mi metto a fare adesso una cosa che ha dei tempi di ammortamento di 10 anni per la parte elettromeccanica e di 20 anni per la parte civile, come sono gli inceneritori, se lo parto adesso, lo finisco al 2015-2016, in 4 anni non ammortizzo niente, sono nessuno, non posso andare avanti, è ovvio. E il rigassificatore di Livorno non si sa a cosa servirà. E quindi qualcuno dirà: adesso li vendiamo alla Cassa Depositi e Prestiti, ma per portare a casa nulla, perché non c'è, la prova sarebbe banale. Chiediamo al mercato quanto ci mette, offriamo al mercato il rigassificatore, l'inceneritore di Torino che è un po' più avanti, e continuano a parlare dell'inceneritore di Parma che non si farà. Allora voi capite che siamo in un passaggio molto delicato. Ecco perché è importante che rompersi un po' le scatole, stare dietro ai numeri e esigere un percorso partecipato e informato e cominciare a porre il tema che dobbiamo cominciare in generale a ripensare un modello, che nessuno si illuda mettendo i casini del passato di far sposare la carestia e la miseria per diluire le responsabilità, farle un po' scomparire. Se dovessero mai fare la cosiddetta multiutility del nord, fra 3-4 anni avremo uno scoppio che Parmalat e niente. Grazie. Grazie, dottor Zanapini. In questo intervento mi sembra di leggere che come le tasse vadano a finire in questo circuito finanziario e che non c'è un ritorno concreto per i cittadini rispetto a quello che ci si aspetta da un servizio pubblico. Ecco, quindi, tra l'altro mi ricordo una trasmissione di Reporter qualche anno fa, che il vice sindaco di allora, Ferretti, disse che noi a Reggio Emilia avevamo derivati anche a Reggio Emilia. Adesso la butto lì, però non dobbiamo parlare di questo oggi. Allora, io invito a proseguire gli interventi Sandro Morandi dell'Auser, che si è prenotato. Cerchiamo un po', insomma, di avere altre informazioni, perché abbiamo aggiunto un po' informazioni locali che ci ha dato Cesare, mentre Ganapini ci ha dato un quadro, direi, nazionale, internazionale, ampio. Grazie. Io recupero il tempo, nel senso che come Auser siamo stati sempre impegnati fin dall'inizio della raccolta delle firme, ci staremo e continuiamo a esserci. Abbiamo un piccolo problema, lo dico con molta onestà, organizziamo molti pensionati, abbiamo anche dei giovani, ma abbiamo molti pensionati, e il problema tecnico crea grandissimi problemi. L'adesione e la convinzione della difesa dell'acqua pubblica è una cosa molto sentita dalle persone anziane, però il problema tecnico, bisogna che troviamo il modo per risolvere questo problema, perché molti, quando gli dici c'è qua il modulo da firmare, si spaventano, si preoccupano, e questo è un problema che dobbiamo risolvere. Ho finito, vi ringrazio, buon lavoro a tutti, e soprattutto è bene che parli un po' di più, casomai, chi ha più competenze tecniche. Allora, questo problema, cioè, se io penso all'intervento di Walter e l'intervento del dottor Sandro Morandi, cioè questo gap tra chi ha molta conoscenza del tema e chi non ne ha anche una va un po' colmato, perché effettivamente è un problema concreto, non solo sul tema dell'acqua ma anche su tante altre questioni. Per continuare l'argomento, Umberto Bedoni, dar voce. Eccolo in fondo.
Io posso seguire l'orma di Moratti. Prego. Nel senso che sarà molto breve. Io invece faccio un invito, che è un invito agli amministratori a riflettere seriamente se dobbiamo continuare nell'impostazione che è stata data della gestione di IREN, o se invece dobbiamo ripensare, perché gli amministratori poi devono rispondere alle nostre associazioni e ai nostri cittadini. Questo è il tema che mi sento di proporre a un confronto con l'assessore provinciale e con alcuni sindaci che sono presenti, e li invito a riflettere su questo. Siamo in un momento in cui ci chiedete alle associazioni di volontariato di essere e di metterci a disposizione su una serie di supporti alla pubblica amministrazione rispetto alle difficoltà economiche, e nello stesso tempo non apriamo un confronto serio se dobbiamo continuare in questo modo o se dobbiamo invece ripensare. Grazie. Butto lì un piccolo commento, cioè partecipazione non vuol dire delega al volontariato, posso dirlo, cioè partecipazione è essere partecipe di un'azione comune, quindi condivisa, non che qualcuno ci viene a chiedere di sopperire a quello che non ha. Quindi su questo argomento, chi ancora, io ho qui una lista, ecco gli interventi devono essere... Un amministratore, io qui ho qualche nome, ho Tagliavini di Quattro Castella, ho chi c'è? Mi sa che Tutino, chiedo un intervento da parte di questi due amministratori, così vediamo un pochettino cosa ci possono dire. Buon pomeriggio a tutti, grazie di questo invito. Io penso che sia 5 minuti, sì, farò come chi ne ha preceduto. E penso che sia un'occasione importante questa per confrontarsi sul tema dell'acqua. Io l'ho accettato volentieri questo invito a essere presente, anche perché è giusto dare conto di quello che è avvenuto in questi ultimi mesi. Sono stato personalmente tra i primi, tra gli amministratori, a aderire alla campagna referendaria, fare tanti incontri come questo durante il periodo del voto, convincere tante persone, anche quelle che non erano più impegnate, più attente su questi temi, a schierarsi e a scegliere una determinata direzione. Per cui è giusto che, sapendo che questo non è un tema semplice, e che è difficile da semplificare solamente con dei concetti o con delle posizioni di slogan, comprendere che cosa è avvenuto. È avvenuto che poco dopo il referendum agli amministratori locali reggiani è arrivata una nota della Regione Emilia-Romagna che diceva: attenzione, fermi, i piani di investimento avviati nel 2008, che erano stati avviati con Enia, quindi con un'altra società che aveva delle caratteristiche diverse, era più piccola, dove Reggio contava di più, devono rimanere fermi fino al 2013, e quindi non si toccano le tariffe e non si toccano i piani di investimento. Perché è giusto segnalare che quando parliamo di remunerazione del capitale, io ringrazio Cesare Schiappati per aver fatto una precisazione, non parliamo di profitto, parliamo di una percentuale caricata sulle tariffe che è legata agli investimenti che vengono realizzati a debito, cioè come quando chiunque tra noi contrae un mutuo deve pagare un interesse, la remunerazione del capitale è la cifra che deve coprire quell'interesse. Qual è il punto? Che è stata fissata, che è stata, posso, scusate, io non ho contestato nessuno quando parlava, adesso mi fate spiegare che cosa è avvenuto. Però i ragionamenti possono essere sbagliati se si fermano, diventano giusti se si finisce un discorso. La remunerazione del capitale, ho detto, è la quota che copre quel costo. Qual è il punto? Che per legge era stato fissato il 7%. Anche quando il costo è l'1, 2, 3 o 4. In Emilia-Romagna, con un sistema di calcolo tariffario, è stata inserita una remunerazione del 6,31. Questo è avvenuto. Il punto è comprendere, per non mandare a monte degli investimenti che tradotti sono acquedotti, depuratori, tubazioni,
il fatto di poter avere l'acqua di qualità, che prima ancora che essere gestita da pubblico o privato deve essere di qualità, deve poter arrivare a tutti. In un quadro di questo tipo è giusto comprendere qual è la reale percentuale che l'azienda paga per avere questi capitali per fare gli investimenti. E questo è il primo punto. Il secondo punto è quello che riguarda il modello gestionale. Il mio parere è che il messaggio politico del referendum sia chiaro, e cioè che la gestione deve essere in mano a società interamente pubbliche o a soggetti di diritto pubblico. Anche se la legge, così come è stata cambiata, non dice proprio questo, ma io lo interpreto come un messaggio politico chiaro, società pubbliche o di diritto pubblico, è un messaggio politico che ci hanno dato i cittadini. Fatto questo quadro, pochi mesi dopo settembre, posto che nel frattempo è cambiata tutta la modalità organizzativa, per cui prima c'era un'autorità provinciale, sono state chiuse tutte, ne è arrivata una regionale, che non è un aspetto di poco conto, c'è da ragionare su un'altra comunicazione che ci arriva dall'autorità dell'energia e del gas, alla quale siamo tutti sottoposti, perché al marchio della Repubblica Italiana, anche quello, che dice: fermi, si sta rivedendo un calcolo tariffario per cui non si modifichino le tariffe. L'abbiamo mostrata, l'abbiamo esibita, non è una cosa che qualcuno si è inventato. Nonostante tutto ciò, che cosa hanno fatto gli amministratori locali? Io potrei, da rappresentante della provincia, che non è ente proprietario di IREN e che è ente che ha una funzione di regolazione, potrei dire problema dei sindaci. No, io dico che insieme ai sindaci abbiamo preso delle deliberazioni. Punto primo, gli investimenti che sono stati fatti da giugno dell'anno scorso in avanti per la quota di remunerazione che è stata individuata ed è stata caricata in tariffa, quella cifra lì, se non corrisponde al costo reale, deve essere congelata e deve essere restituita nel momento in cui si determinerà esattamente qual è il livello di remunerazione che a seguito del referendum è giusto pagare, cioè il costo reale del debito. Secondo aspetto, andare avanti aprendo i conti dell'azienda, ed è, scusate, una cosa che è stata fatta solo in questo territorio, perché altre ATO, anche dell'Emilia Romagna, hanno deciso di convertire la remunerazione in costo operativo facendo un giochino, non intervenendo nel merito del fatto che sia o no reale costo. Abbiamo detto: apriamo i conti con degli esperti nominati dall'amministrazione pubblica, che lo ha già nominato, dal comitato acqua bene comune, che lo ha già nominato, prendendo un politico di Mantova. Su questo mi dispiace che non ci sia stata una persona di Reggio per fare questo tipo di lavoro, perché il nostro è un territorio sui bilanci, è un territorio che ha delle grandi competenze, alle organizzazioni dei consumatori, ai sindacati, alle organizzazioni delle imprese, per esprimere altri rappresentanti in un nucleo tecnico che apre i bilanci e faccia un'analisi completa di tutti gli aspetti che ho appena toccato. Stiamo parlando di tariffa. L'esito di questo lavoro verrà risottoposto all'Assemblea dei Sindaci, sarà pubblicata, si farà una discussione aperta pubblicando tutti i numeri, quindi il percorso pubblico, aperto e partecipato lo abbiamo voluto avviare. Il secondo aspetto, che è quello che io ritengo più importante, perché la remunerazione del capitale, giusto o sbagliata, è giusto che si ragioni se la società deve essere pubblica, se deve esserci un ente di diritto pubblico, se si deve andare a gare, è analizzare con attenzione i diversi possibili modelli gestionali. E anche qua abbiamo diverse strade. L'ente di diritto pubblico, qualcuno dice, con i problemi legati al fatto che gli enti di diritto pubblico oggi sono sottoposti ai patti di stabilità, le società pubbliche, che sull'acqua hanno un regime particolare, dato in parte una parziale applicazione di quello che è avvenuto dopo il referendum, oppure la gara, la vera e propria gara. Su tutti questi aspetti i sindaci si sono impegnati a un confronto, ma non solo con quelle che sono le tradizionali organizzazioni di rappresentanza, che comunque sono le prime da coinvolgere a partire da chi lavora dentro l'azienda, ma anche tutte quelle associazioni, sentivo prima l'intervento del Betto, di Bedogni, che possono avere qualcosa da dire, e quindi l'attivazione di un forum, la cui prima riunione sarà entro poche settimane, lo abbiamo deliberato in aprile, quindi non è che vengo qua a fare una promessa, riunioni che verranno filmate, quindi saranno disponibili online, un sito internet che riporterà l'esito di tutti questi di queste discussioni e tutti i contributi, per arrivare a scegliere che modello gestionale avere per l'acqua a Reggio Emilia.
Questo è il percorso istituzionale che è stato votato tenendo insieme un consiglio locale ampio con 45 sindaci, con tutte le problematiche di normative nazionali e regionali che nel frattempo si muovono, perché è facile porre in discussione le scelte degli amministratori, ma è anche complicato fare gli amministratori e muoversi in un quadro di questo genere. Questo è un passaggio che io ci tengo a dirlo, poi qualcun altro chiaramente è libero di pensarla diversamente. Ultimo passaggio che penso sia importante è quello che segnala la volontà. La volontà non è quella di chiudersi, non è quella di stare dentro i CDA delle grandi aziende. Se l'acqua sarà scorporata, il tema delle future fusioni di IRE non è un tema che toccherà l'acqua. Io credo che abbiamo le condizioni per poter affrontare questa discussione con calma, chiaramente sapendo che nel 2013, a parte l'affidamento che oggi è in proroga, scadrà il piano degli investimenti e quello è l'elemento più importante e principale sul quale si deciderà il futuro, ma sapendo anche una cosa, che nel momento in cui parliamo di una multi-utility, parliamo di un'azienda che a Reggio ha una storia che unisce vari settori, gas, acqua e rifiuti. L'idea di sottrarre un pezzo è un'idea sulla quale io posso avere delle opinioni personali e dire che in un quadro così complicato sia una strada da valutare e che considero positiva, ma ha degli aspetti che devono essere affrontati con molta calma, perché sono tre discipline normative diverse che si basano anche su una condizione diversa del tipo di servizio. Perché il gas lo prendiamo da fuori, non lo produciamo solo noi, ne produciamo pochissimo e quindi c'è un mercato di concorrenza. I rifiuti ormai non hanno più degli ambiti provinciali, quindi si muovono con dimensioni più ampie nella gestione del servizio. L'acqua ce l'abbiamo in casa, sull'acqua è più semplice fare un ragionamento di questo tipo. Io personalmente ho espresso una posizione anche pubblicamente, quindi la posso tornare a dire, io sono perché si guardi la società pubblica, sono perché una società pubblica, perché? Perché laddove è stata fatta ha gestito bene i servizi, perché abbiamo 2/3 delle realtà delle grandi città europee che sono gestite così, però non sono per fare delle semplificazioni, sono per affrontare questo argomento in maniera aperta e coinvolgendo tutti quanti, aprendoci alle associazioni e mostrando a tutti che tipo di discussione stiamo facendo, ma anche consapevoli che non stiamo parlando di qualche cosa che una volta fatto l'intervento è risolta. Su questo l'impegno che mi prendo è la trasparenza, il coinvolgimento di tutti i soggetti che sono stati individuati in questo percorso, consapevoli, e davvero su questo concludo, che la comunità, il Consiglio Locale di Reggio Emilia e i suoi sindaci hanno adottato un percorso pubblico, trasparente e aperto per discutere questo tema che in nessun altro atto locale è stato individuato. Questo almeno bisogna che ce lo riconosciamo. No, era spento. Si sente in fondo perché siete aumentati progressivamente. Allora, a me viene, io lancio delle riflessioni in base agli interventi. Qua mi viene anche però da dire che a volte l'interpretazione della legge si variano a seconda di chi qualcuno l'interpreta in un modo, qualcuno l'interpreta in un altro. Però per continuare il dibattito io volevo invitare qualcuno magari di qualche associazione, Federconsumatori, Giovanni, vuoi venire a dirci, a continuare? A questo punto della discussione è davvero complicata la vicenda. Io voglio ringraziare il Comitato Federconsumatori, ha partecipato sin dall'inizio con la raccolta e con le iniziative. Devo dire che voglio sottolineare l'aspetto della democrazia sulla quale si è posto l'accento. Insomma, molti di quegli amministratori che oggi pongono la problematicità dell'affrontare il problema nel momento in cui sono andati, hanno espresso la loro posizione in riferimento al voto, erano a favore del 7% da eliminare nella redditività dell'acqua. Io credo che sarebbe stato molto più corretto che avessero posto in quella fase, la problematicità di questa discussione. Primo. Seconda questione.
il valore del referendum è l'unico strumento popolare che dà la possibilità alla gente di esprimere un giudizio. Io vedo sempre di più che questo strumento viene poi in qualche modo depauperato, disatteso, e questo è un elemento che in questo quadro, come dire, di impoverimento della qualità della politica, di quello che sta succedendo, è sicuramente negativo. Un'ulteriore questione: le norme vengono normalmente ormai disattese. Adesso c'è un'altra delle questioni sulla quale Federconsumatori sta ragionando da qualche tempo: l'IVA sulla TARSU. Malgrado ci siano le sentenze della Corte Costituzionale e si siano vinte alcune cause direttamente al giudice di pace e presso i tribunali, le richieste che i cittadini hanno fatto di rimborso dell'IVA sulla TARSU, che è stata ritenuta illegittima, hanno visto nessuna risposta, tanto che saremo costretti ad organizzare delle cause, che vuol dire mettere in piedi una macchina complessa, costosa, che dal punto di vista poi dei costi-benefici è una questione davvero, davvero complicata. Perciò, come dire, c'è un quadro complessivamente che offre un'immagine di questo Paese sempre più in declino dal punto di vista del rispetto delle norme, della democrazia più in generale. Allora, il tavolo va bene, Tutino ha, come dire, fatto solennemente e pubblicamente, ha detto quello che prima diceva. Io credo che sia assolutamente positivo quello che si sta per attivare a Reggio Emilia. Non ha detto niente rispetto alla posizione del sindaco di Reggio, poi immagino che parli per sé, e non perché se le dinamiche sono altrove e se le dinamiche sono legate, come dire, a sindaci che hanno veramente poi voce in capitolo, ho l'impressione che, per quanto ci sia buona volontà, forse faremo poco. Federconsumatori sarà a fianco del comitato anche in futuro, perciò la presenza e la partecipazione di oggi pomeriggio è una partecipazione positiva che bisognerà allargare. L'intervento di Canapini la dice lunga su un problema di conoscenza delle cose, che non riguarda soltanto l'acqua, ma che riguarda più in generale un modello di consumo che non regge più e sul quale c'è bisogno di informare la gente. L'impegno di tutti, perché noi siamo un piccolo pezzo, è quello di avviare confronto e conoscenza fra la gente di tutte queste dinamiche. Grazie. Allora, per ricollegarci un po' a tutti gli interventi fatti finora, mi sembra di poter dire che dobbiamo ripartire dal referendum, comunque, in ogni caso, nel senso che anche un forum che riparta la discussione privato sì, privato no, in realtà noi qui stiamo dicendo che bisogna ripartire dal fatto che la privatizzazione sta provocando e ha provocato comunque dei danni economici. Quindi su questo secondo me noi dobbiamo essere chiari. Quindi noi in realtà il referendum ha detto ben chiaramente no alla privatizzazione. Quindi io ho due interventi urgenti, perché poi se ne devo andare, quindi invitavo Tagliavini di Quattro Castane, subito dopo il dottor Veneziani, va bene? Prego. Grazie per questa opportunità e anche per questi interventi che ci aiutano a ricostruire un tema che è complesso, ma il fatto che sia complesso non ci esime dallo sforzo per entrare nei dettagli, capirlo, studiarlo, come diceva Garantini, bisogna studiare. Allora, io starò nei 5 minuti e vi dico flash, quindi vi dirò flash alcune cose, permettetemi pochissimo tempo, bisogna andare un po' col marasmo. Sulla remunerazione del capitale, alcune cose le ha dette Tutino. L'obiettivo, a mio avviso, visto che ho sostenuto il referendum e ho cercato nei mercati di far raccogliere le firme, di aiutare la causa oltre ad aver votato singolarmente come cittadino, è togliere dalla tariffa quella parte di remunerazione del capitale che non sia direttamente collegata a degli investimenti che tutti riconosciamo, penso, sia utile fare, perché nel momento in cui io amministro un comune, no? Metto d'accordo con i miei cittadini che è utile fare una scuola, una parte di quella scuola riesco a pagarla, una parte faccio un mutuo, una scuola
vive per 50 anni, il mutuo lo ammortizzo in 20, c'è una quota di onere finanziario che pesa su quell'investimento e che io devo nella tassazione locale raccogliere. Quindi anche nella tariffa penso che quel lavoro che la provincia, con anche il sostegno dei sindaci di Reggio Emilia, ha avviato, deve proprio cercare di centrare questo obiettivo, fare luce su come è composta la tariffa, condividere cosa tiriamo via, perché è necessario che continuiamo a pagare dei mutui se facciamo un impianto importante per la qualità delle acque dei nostri fiumi, per la qualità della depurazione, per le reti. Io ho continuamente cittadini che mi chiedono di estendere la rete delle acque bianche piuttosto che quella delle acque nere, e quindi quella roba lì, no, ha una vita che è più lunga, che è molto lunga, no? Durano 20-30 anni, ovviamente la devi ammortizzare con dei prodotti finanziari. Del resto, in questo sistema impazzito, se le banche servono a qualcosa, servono a questo, cioè a consentire di fare degli investimenti per poi restituire nel tempo, man mano che quegli investimenti vanno in ammortamento, le quote. Quindi tutto il resto è il battere via, tutto il resto è il battere via. Io non so dirvi oggi, prima di aver fatto quel lavoro, se sarà il 7, se sarà il 5, se sarà il 10, però vorrei che si capisse che l'obiettivo con il quale io, ma anche altri, si approcciano a questo lavoro è questo. Poi, visto che ci saranno anche rappresentanti del comitato e le cose saranno molto trasparenti, penso che ci sarà anche la possibilità di riconfrontarsi alla luce anche dei dati che emergono. Secondo tema, e concludo, la multi-utility del Nord, io penso che sia un sistema per evitare oggi di affrontare quei problemi che invece Ganapini, il suo lungo articolato discorso, ha messo in evidenza sui temi che riguardano anche Reggio Emilia. Quindi io non voglio parlare di multi-utility del Nord, voglio parlare dei problemi che ha IRNE, penso che ne avremo già abbastanza da discuterne, perché l'indebitamento aumenta, il dividendo non c'è più, gli investimenti diminuiscono, la tariffa non diminuisce, insomma ci sono diversi problemi, no? Convenite, mi sembra di aver capito che ce ne sono tanti. E quindi io sgombro il campo, almeno quando mi verrà chiesto di discutere di questo, sgombriamo il campo della multi-utility del Nord e cerchiamo invece di affrontare i problemi che oggi abbiamo. Perché se sul tema dell'energia ci sono dei player mondiali e nazionali, e quindi non mi scandalizzo se Passera decide di mettere insieme le società che gestiscono l'energia elettrica piuttosto che il gas, invece sul tema dei rifiuti io faccio una netta distinzione sul tema che riguarda i rifiuti e l'acqua. Perché? Forse perché sono amministratore di questo territorio, non di altri territori dove le cose non hanno funzionato. Quando c'era un consorzio che gestiva questi aspetti, penso che le cose andassero bene. Quindi, partendo da questo presupposto, la seconda parte degli impegni presi dagli amministratori di Reggio Emilia ha questo obiettivo, cioè comparare, avere dei numeri e fare delle scelte senza farsi influenzare da chi ti dice: vuoi creare un carrozzone pubblico o no. Io non creo un carrozzone pubblico, perché ho dimostrato nella storia che il pubblico, se correttamente controllato in un sistema democratico con persone responsabili, può dare dei risultati anche molto migliori del sistema privato. Perché è vero che ci sono degli scandali nel pubblico, ma quanti ce ne sono degli scandali finanziari nelle società private? Cioè, se li mettiamo sulla bilancia, secondo me pesa un po' più sugli scandali del privato. Quindi io sgombro il campo da quell'approccio che è un approccio ideologico e invece andiamo alla sostanza. Quindi anch'io sono fortemente interessato a valutare il tema della ripubblicizzazione dell'acqua, ma vi pongo un tema che secondo me prescinde ancora e viene ancora prima della gestione del ciclo idrico, che sono le reti. Cioè quello che corre sotto i nostri piedi oggi solo in parte è proprietà di Agac Infrastrutture, che è una società al 100% pubblica. Io penso che tutte le reti debbano essere di proprietà di Agac Infrastrutture. E penso anche che non sia qualche altro soggetto a dover fare gli investimenti, ma dovrà essere quella società pubblica a fare gli investimenti. Allora sarà molto più controllabile anche l'aspetto del rapporto tra quello che i mutui che vengono attivati rispetto agli investimenti che vengono fatti. Quindi noi abbiamo già uno strumento, secondo me quello è la prima cosa che bisogna fare, cioè riacquistare tutta la proprietà delle reti, perché poi qualsiasi sia la scelta che Reggio Emilia farà in termini di gestione del ciclo idrico, quando un sistema pubblico, quindi di cittadini, si mette al tavolo, se è proprietario di tutte le reti che ci passano sotto, allora ha un peso di un certo tipo. Se non è neanche proprietario delle reti, penso che il peso è molto molto più relativo. Quindi noi abbiamo una buona tradizione di gestione pubblica e quindi penso che dovremmo essere noi a porci prima di altri questo tema. Grazie per averci invitato.
Abbiamo parlato di AGAC, infrastrutture, io confesso che comincio a capirci sempre meno, Elia, Ergia. Abbiamo qui un ex amministratore AGAC che magari ci può dire qualcosa di più, prego. Pronto, io non sono un amministratore AGAC, sono il direttore dell'AGAC, è quello che l'ha creata nel 1974, mettendo insieme dal 62 al 74 tutte le reti degli acquedotti e poi quelli dei gas in tutta la provincia. E questa era l'AGAC. Prima esisteva l'azienda municipalizzata gas che aveva il problema, che aveva il problema soltanto di fare quello che era l'interesse dei cittadini. Ho pregato prima il sindaco di se si poteva aspettare prima di andare via, perché è lì qua presente, che era visto che l'unico sindaco e anche l'assessore alla provincia. Perché quello che vorrei dire è che i problemi veri è che non abbiamo più gli amministratori di una volta. Cioè non è il problema dei dirigenti. Io li capisco perché sono stati rovinati da questi governi che si sono succeduti, che non riescono ad abbassare gli stipendi dei deputati, ma riescono a tagliare sempre dei soldi ai comuni. Quindi io capisco i comuni che devono cercare di far quadrare i conti e rispondere a tante esigenze e quindi hanno dei problemi da poter affrontare. Però non ha assolutamente senso che, come io vorrei proporre, di dover creare un sindacato degli utenti per difendersi di servizi pubblici che sono stati affidati ai nostri comuni. Perché penso che gli utenti si debbano difendere. Allora, o cambiano gli amministratori o ci dobbiamo difendere dagli amministratori, perché a un certo punto se noi continuiamo a guardare i problemi nei singoli segmenti prendiamo delle cantonate nelle nostre decisioni. E io ho accettato volentieri di venire qua oggi quando mi hanno telefonato e non conoscevo nessuno, proprio perché evidentemente sono molto più ritirata a vita privata di un tempo, ma ho sempre seguito tutto dell'AGA, BNIA, dell'IREN, non essendo mai ascoltato del fatto di che, come si doveva fare a rispettare i cittadini. Quando mi hanno chiamato a metà di dicembre a ricordare alla sala del tricolore il Cesare Campioli, io ho detto che Cesare Scampioli si stava rivoltando nella tomba vedendo quello che facevano gli amministratori di Reggio della provincia, tradendo quello che erano gli interessi dei nostri cittadini e che adesso le aziende taglieggiavano i cittadini. Mi hanno risposto subito sul giornale il giorno dopo dicendo che non era vero, che non capivo niente perché era cambiato il mondo. Adesso l'obiettivo delle aziende pubbliche di questo genere non era più quello di gestire bene il servizio pubblico a favore dei cittadini, ma quello, se voi guardate il giornale del 17 dicembre, la Gazzetta di Reggio, c'è questa risposta che dice che l'obiettivo che è stato dato dai sindaci ai dirigenti di IREN, che io attaccavo dicendo che prendono un mucchio di soldi indipendentemente dai risultati catastrofici delle loro gestioni, no? E non sono legati agli stipendi. E diceva che l'obiettivo dato dai comuni era quello di creare dividendi a favore dei comuni, perché i tagli del governo li mettevano alla fame. E allora io gli ho risposto che allora non c'era un motivo per fare delle tasse sui cittadini che non sono previste dalla legge e sono nascoste nelle tariffe che vengono occupate, che vengono fatte. E questo penso ancora. Allora, perché dico questo? Perché ho sentito prima l'assessore della provincia che ha detto che si pensa di fare grande trasparenza, a fare comitati, consulenti, esperti per capire il bilancio dell'IRE. Beh, io credevo di non essere qui a sentire un'affermazione del genere da un amministratore, perché l'azienda è ancora oggi sotto il controllo
dei comuni, il 51% è ancora dei comuni. È possibile che ci debbano prendere dei consulenti, degli esperti da pagare le associazioni per capire il bilancio che dobbiamo amministrare? Cioè, sono cose che mi sembrava di sentire Crozza. Cioè, a un certo punto non è mica possibile che noi dobbiamo chiedere degli esperti che ci spieghino come lavora la nostra azienda. E vengo da un altro tipo di esperienza e di altri tipi di amministratori. Dovevamo andare quando, dopo che Cattoli non c'era più, quando dovevamo andare da Bonazzi, quando dovevamo, che eravamo a MG, quando andavamo con Battistessa e gli altri che erano tutti i comuni della provincia nell'assemblea del consorzio intercomunale, di cui ho scritto lo statuto. E lo statuto aveva, proprio per poter arrivare a fare un consorzio intercomunale che non fosse controllato da nessuno, il Reggio, che era il comune più grosso della provincia, aveva messo come limite il 39% di rappresentanza nell'assemblea dei comuni, in modo che l'insieme dei comuni potesse sempre prevalere sugli altri comuni della provincia. Questo era lo statuto dell'AGAF. Quando nel 2001 è stato trasformata l'AGAF in SPA, è cominciata lì la tragedia. Perché quando si è trasformata in SPA ed era ancora tutta pubblica, però si sono divise tutte le proprietà in base alla loro residenza territoriale. Per cui Reggio è passato al 55%, ma subito aveva chiesto il 63%, perché su Reggio ovviamente erano costruiti gli impianti della natura urbana, del teleriscaldamento, della centrale del gas dell'Eni, dell'acquedotto di Reggio. Ma erano tutte opere fatte con i soldi di tutti i comuni della provincia. Quindi avrebbe avuto un senso di dire che tutto quello che era stato costruito in precedenza con i soldi delle tariffe di tutti, a questo punto doveva essere dato una stessa partecipazione. Quello che si costruiva dopo era giusto che ogni comune avesse la sua destinazione per quello che era l'apporto che portava, ma che portava dopo, non che sia appropriato per fatto prima. Quindi quello che a me, e ho fatto tante sì, come vedi il futuro dell'acqua, la gestione adesso arrivo subito, ma se non passiamo, io mi hanno detto di parlare 5 minuti, ho detto un quarto d'ora, perché non ci riuscivo in 5 minuti a fare questo lavoro qua, spero di non annoiarmi. Ma se non faccio questo tipo di storia, io sono contento perché vedo moltissimi giovani qua dentro. E io vedo moltissimi giovani e spero che veramente imparino a indignarsi sulle cose che non vanno, non a protestare genericamente o chiedere di fare qualche cosa. Quindi, dato che dal 2001 è successo quello, poi viene fatta Enia stabiliscono di andare in borsa. E ancora una volta si fa stimare, perché ci vogliono sempre i consulenti, le stime, ma lì erano obbligatori per fare tutte queste robe, bisogna anche pagare molta gente, infatti c'è uno era un architetto, un altro, uno per partito, e poi alla fine è saltato fuori qual era il prezzo finale, no? E quindi va bene. Però quello che non mi va bene è che è stato detto che valeva 10,20 ogni azione ed è stata venduta anche a 5.400 cittadini reggiani queste azioni. Io che sapevo che non poteva valere così, conoscendo i bilanci, perché io lo seguo nell'Agat, in IE e IRE da quando anche non sono più fuori che del 90, perché sono sempre nello stesso settore per consulenza nei comuni, fuori della provincia di Reggio, e allora ho visto che io dopo un mese li ho venduti, che era 11,20, ci ho guadagnato, mentre si diceva se non li tenevo un anno ne regalavano una. Dopo sei mesi costava 8, dopo un anno costava 6. Oggi l'azione di Enia, che mi ha dato 4,20 perché per fare una grande multi-utility si sono messi assieme a Genova e Torino, e dato che quelli là erano più indebitati ancora che Reggio, quelli di Iride hanno riconosciuto che quelle di Enia valevano 4,2 ogni azione IRE. Ogni azione mia gli davano 4,2 azioni IRE. Allora,
allora i cittadini reggiani hanno perso il 50% del loro valore, il resto ci ha pensato IRE, perché quando è stata creata il 1° luglio del 2010 l'avevano quotata 1,35, e allora adesso se guardate il giornale Gazzetta di Reggio, guardate, e vale 0,34, ha perso l'85%. E con questo sono stati dati i premi di risultato al presidente, all'amministratore delegato e al direttore generale. Quindi a questo punto, per questo dico, voi che avete gioventù e generosità, dovreste cominciare a interessarvi di queste cose, perché è bello dire che deve essere pubblica l'acqua, come ricordava prima il sindaco Tagliavini, è sempre stata pubblica a Reggio l'acqua, e mi fa piacere che le reti siano ancora di Agafi Infrastrutture, perché perlomeno sembra che siano rimaste su Reggio. Ma quando parliamo di acqua e di ciclo idrico, non dimentichiamoci che la battaglia che voi avete fatto generosamente, a parte il fatto che io non ne condivido la proposta di togliere i finanziamenti, cioè la remunerazione dei finanziamenti in una rete che perde dal 35 al 40% di acqua, quindi non ci si preoccupa che buttiamo via il 35-40% della risorsa, ma ci preoccupiamo di spendere 20 euro in meno all'anno, perché l'acqua, il ciclo idrico, no, queste, se volete dopo parliamo dei numeri. Io dico, una famiglia media consuma 200 metri cubi all'anno, una famiglia, dato che l'acqua di media costa un euro e mezzo, sono 300 euro. Se anche metti in discussione il 7%, il 6,5, sono 20 euro, e metti in discussione che l'azienda non avrà i mezzi per neanche riparare le fughe, non soltanto quello di andarle a fare delle reti nuove. È assurdo. Il futuro dell'acqua. Allora, il futuro dell'acqua nasce dal passato. Se continuiamo a dire queste cose, e sento dire dobbiamo tirar fuori l'acqua dal ciclo idrico dalle aziende, è una pazzia generale, perché non starà mai in piedi, ci vorranno 5 volte quella tariffa per stare in piedi se non fa investimenti. I veri problemi che invece nessuno fa, neanche delle associazioni e gli altri, è che qui c'è stato l'amministratore della provincia che ha detto giustamente, noi siamo, ci hanno detto alla regione di stare fermi perché vale il piano del triennale del 2008-2009-2010, quindi voi state fermi. E quindi gli hanno dato le tariffe per gli investimenti che dovevano essere fatti nel triennio. Chi di voi dei comitati si è preoccupato di vedere se è vero che hanno fatto quegli investimenti qui a Reggio? Hanno fatto 30% in meno. Esatto, e allora perché non chiediamo che cali la tariffa? Perché la tariffa è stata data per remunerare gli investimenti. Se gli investimenti avete verificato che non li hanno fatti, dovete chiedere invece che venga ritornata la cifra. Questa è la battaglia da fare. Non che il servizio acqua non deve avere i mezzi per andare avanti. Il servizio acqua, quando noi abbiamo fatto l'AGA, eravamo l'azienda municipalizzata gas di Reggio, poi abbiamo fatto il gas in tutta la provincia. Abbiamo voluto prendere dal 1° gennaio 1974 gli acquedotti della provincia e unificarli, perché altrimenti non stavi in piedi niente. E abbiamo fatto questa politica, perché per riuscire a fare una tariffa unica in tutta la provincia, abbiamo alzato la tariffa di Reggio, che avendo una vendita in città di molta gente con impianti ridotti, pagava, credo allora, 39 lire al metro cubo, lire, quindi centesimi per adesso. Fu riallineata per far fronte alle spese che aveva la Gabellina, che doveva portare l'acqua fin qua giù. Poi abbiamo cominciato a cambiare i tubi della Gabellina là in alto, pensando di portare l'acqua a Reggio. Abbiamo visto che man mano che cambiavamo i tubi in alto non arrivava mai l'acqua a Reggio. Se voi vedete lì a Rivalta, nella strada del Buracchione, c'è un pensile, quello lì era l'arrivo dell'acqua della Gabellina,
che nel 70 era stato pensato che, visto che c'era un supero nella gabellina, si potesse alimentare Reggio. Quando abbiamo creato l'azienda nel 74 abbiamo fatto i pozzi a Quercioli. Quindi, per riassumere questi discorsi qui, volevo dire l'altra cosa, quando abbiamo aumentato i tubi in montagna l'acqua non arrivava giù, perché vuol dire prima avevamo troppo poca acqua, come gli allargavamo il tubo la gente gliela consumava. Quindi il problema è che il futuro dell'acqua deve essere di creare un sistema di distribuzione che possa portare l'acqua a tutti quelli che ne hanno bisogno, nella quantità di cui c'è bisogno, e fare un'educazione per l'uso. Però è assurdo che ci preoccupiamo di questo quando l'acqua ne perdiamo il 40%. Allora, non preoccupiamoci di queste cose. Non è. A Reggio non perderemo il 40%. Perdiamo in provincia dal 35 al 40%. Qui si veniva venuto a salutare uno che diceva che non è dipendente dell'area, quando c'ero io, è responsabile delle fughe acqua. Se c'è ancora qui il signor Calza, che era qui dentro, deve... è interessante. No, è perché non è uno scherzo. Ecco, l'altro problema è questo, voglio dire. Non ci si può limitare. Io sono di più anche subito. Pensavo di darvi delle informazioni, perché se no molte cose si fanno solo a spot. Ecco che vi voglio dire, che quello che si bisogna mettere insieme all'acqua è il gas. E entro giugno il comune di Reggio deve fare la gara per tutta la provincia di Reggio. Io sono andato dal sindaco, sono andato dall'assessore Spadoni, sono andato da tutte le chiese per dire: dovete fare la gara riappropriandovi del gas e dovete fare di nuovo Enia acqua e gas, cioè dovete staccarli e riprendere. Qual è stato invece, l'ho visto solo sui giornali, e quindi vuol dire che non mi hanno ascoltato, che hanno pensato di fare la grande idea che per prendere soldi di vendere le sedi a un fondo e di vendere le reti al futuro distributore. Quindi noi abbiamo pensato per 20 anni a tirar su i soldi, costruirli, e adesso gli amministratori la vendono, la mettono in gara per fare cassa, e voi preoccupate dei 20 euro, ci fregano di 50 miliardi delle reti d'acqua, del gas. Ecco, e nessuno dice niente. Ultima questione. Sull'acqua, se voi vedete i bilanci dell'IRE, anche adesso, dell'IRE l'ultimo, c'è un margine del 6%, sul gas c'è del 7%, sul teleriscaldamento c'è il 26%. Perché? E chiudo con questo per dirvi che vi sarebbe che vi interessaste in generale dei servizi pubblici di Reggio. Perché è stata inventata una cosa che si sono affesi un giorno quando ho detto che erano più avanti del 29 le associazioni delle municipalizzate all'epoca del fascismo, che non le voleva, che diceva che lo ruolo delle aziende municipalizzate era quello di controllare i conti delle multinazionali per impedire che fregassero la gente mettendo dei prezzi non in base ai costi ma in base al bene sostituito. Ecco, l'hanno detto del 29, Reggio lo sta facendo assieme a Torino e Genova, ma Reggio ha cominciato già da 10 anni. Perché nel teleriscaldamento nessuno sa cosa prende l'aria di energia elettrica, non si fa pagare la caloria per quello che costa a produrla, prima Aga, ma si fa una tariffa sostitutiva dei costi che io avrei avuto se avessi avuto una caldaietta singola gas. Su questo non dice niente nessuno, e guadagna il 26%. Non avevo, c'è stato soltanto, devo dire, ho visto sul giornale qualcuno che ci è arrivato vicino a dire non conosciamo i costi, che era uno che non conosco, Livieri del Movimento 5 Stelle, l'ho visto sul giornale. Allora voglio dire, non so se voi avete il teleriscaldamento, ma il teleriscaldamento costa molto più del metà, ma d'altra parte è anche logico, se voi pensate che devo mandare 2 tubi, mandare l'acqua calda, gira tutto per Reggio, perché quando apro che io chiudo su, e poi no, lui dice di chiudere su, e allora io devo chiudere il caldo, dico, ma è possibile che noi ci preoccupiamo di risparmiare 20 lire che dove consumiamo 200 metri cubi all'anno, e non ci preoccupiamo quando invece consumiamo 5.000 metri cubi e paghiamo l'acqua calda 15 euro al metro cubo? Se voi va bene, a me non va bene. Grazie. Allora, proseguiamo con Francesco Fantuzzi, Italia dei Valori. E Max.
e anche Maxei. Prego. Allora, io sono contento di intervenire dopo che ha parlato il direttore di AGAC, perché mi ha fornito tre assist molto interessanti. Prima credevo che fossero due, sono diventati tre. Sì, sono bravissimo. Allora, il primo è il tema dei bilanci, il secondo è appunto il tema del teleriscaldamento che è stato presentato alla fine, il terzo è quello dei dividendi. Allora, in 5 minuti proverò ad esprimervi quello che a me in questa vicenda personalmente ha lasciato più perplesso. Intanto premetto che la persona che da 1 anno e 4 mesi sta rompendo le scatole sulle bollette del teleriscaldamento sono io, per cui speravo che se lo ricordasse, ma tant'è, quello non è un problema. Allora, la questione dei bilanci, se voi avete seguito un po' i miei interventi, è stata posta dal sottoscritto ben prima dell'esito del referendum, ben prima dell'indignazione dei sindaci a fronte della mancata corresponsione dei dividendi. Io trovo sinceramente molto imbarazzante il fatto che tutti i sindaci reggiani si siano indignati a fronte del fatto che gli amministratori di IRE non hanno voluto riconoscere i dividendi, quando era chiarissimo che la situazione dell'azienda fosse estremamente grave ben da prima dell'assemblea di maggio. Questo lo voglio dire perché il ruolo di un amministratore pubblico non può essere quello, come è stato detto da persone anche ben più esperte di me, quello di andare a caccia di un dividendo per coprire delle spese. Il ruolo dell'amministratore pubblico deve essere quello di cercare appunto di presidiare l'interesse generale, cosa che IRE ha smesso di fare da un sacco di tempo. Allora, da un anno, anzi da febbraio del 2011, se andiamo a rivedere i miei interventi, io mi ero permesso di segnalare che il bilancio di IRE era sul livello di guardia, era una situazione molto preoccupante. Quando gli amministratori locali, e lo fanno anche delle persone molto, come dire, qualificate, vi dicono che il bilancio di IRE è sano, non credeteci. Io, come lavoro da 20 anni, analizzo dei bilanci. Si parlava prima della competenza per la valutazione dei bilanci. Gli esperti non servono. Abbiamo tutti gli elementi tranquillamente per dire già oggi che il bilancio di IRE è sottocapitalizzato, cioè ha un patrimonio netto che non copre gli investimenti. Se il patrimonio netto, cioè i mezzi dell'azienda, non coprono gli investimenti, bisogna fare delle dismissioni, bisogna vendere, non si può acquistare. Quindi altro che multi-utility del nord, bisogna fare il contrario. Il bilancio di IRE è illiquido, cioè la liquidità a breve di IRE non copre l'indebitamento a breve. Quindi se le banche si incavolano e chiedono il rientro dei fidi, IRE deve chiudere. Questi sono dati che nessun amministratore ha saputo dare. Il problema dell'indebitamento complessivo esiste, ma vi sottolineo che il problema vero di IRE è quello dell'indebitamento a breve, nel senso che è quello che costa di più e soprattutto che può essere messo a rientro in tempi più rapidi. Queste sono questioni incontrovertibili. Va bene, era soltanto per dire che non è vero che solo Olivieri se ne è occupato, solo per quello. Quindi queste sono delle questioni fondamentali. Io ne sottolineo un'altra, quella della trasparenza, nel senso che da più di un anno chiedo conto a IREN dei veri margini sull'acqua. Questo è un tema che Cesare conosce perché l'ho posto già diverse volte. IREN nel proprio bilancio dice che il costo dell'indebitamento medio è il 3,36%. Come fa allora ad applicare una remunerazione sulla bolletta dell'acqua del 6,31? Questa è la domanda che comunque noi, a prescindere dall'applicazione del risultato referendario, che dobbiamo comunque pretendere, non è in discussione questo, dobbiamo chiedere a IREN, perché la mia sensazione è che da diverso tempo IREN non ci dica la verità sui conti. Io da 1 anno e mezzo chiedo, dateci i bilanci per centro di costo, vogliamo capire cosa ci guadagnate sull'acqua. IREN dice che non ci guadagna, però guarda caso vuole il rinnovo della convenzione. Allora, che cosa c'è dietro? Vogliamo sapere che cosa costa. La mia impressione, appunto da persona esperta di bilanci, è che il dato reale sia appunto diverso, quindi che la vera remunerazione sia molto più alta. E su questo gli amministratori devono chiedere conto a IREN. Queste sono le questioni. Scenari futuri. Premesso che la multi-utility del nord, e lo sapete come la penso, è
una cosa assolutamente da evitare, perché rischiamo veramente di andare ad annacquare gli indebitamenti, le responsabilità degli amministratori, a creare un carrozzone ancora più grande dove si rischierà se Iren dovesse fallire, perché attenzione, con questo bilancio Iren nel giro di un paio di anni rischia di essere insolvente, quindi rischiamo di perdere i servizi essenziali. Per cui a me va anche bene che si punti a un polo dell'energia, che guarda caso è promosso da Passera, che come ex amministratore di Banca Intesa vuole alleggerire la propria banca dai crediti che ha nei confronti della società. Faccia quello che vuole, noi dobbiamo preservare i servizi essenziali che sono acqua e rifiuti, non c'è niente da fare. Io non sono innamorato della ripubblicizzazione in senso stretto e vi cito due articoli della Costituzione perché ne parlano tanti, non la conosce nessuno. All'articolo 43 si sollecita la possibilità di attivare delle comunità di utenti per la gestione dei servizi essenziali, mentre l'articolo 45 parla delle società cooperative, questo è l'anno delle cooperative tra l'altro. Io credo che potrebbe essere interessante sperimentare anche delle forme di società miste dove appunto attorno all'ente pubblico, che è comunque imprescindibile, vi sono anche delle comunità di persone, tra cui i cittadini che hanno gli interessi essenziali, che visto che oggi non sanno dove mettere i soldi, io sconsiglio di metterli in banca per motivi ben chiari, potrebbero pensare a delle forme alternative di investimento. E potrebbe essere interessante davvero diventare partecipi e protagonisti di un investimento diretto in quelli che sono i loro servizi essenziali. Quindi valutiamo anche la possibilità di una non totale ripubblicizzazione, ma anche della costituzione di società miste, perché quando l'interesse generale, credo che i cittadini debbano anche dare una misura e un senso di maggiore responsabilità, intervenendo direttamente. È una proposta che ho fatto, l'ho fatta al Consiglio Locale dell'Acqua, spero che verrà accolta e recepita perché credo che sia una cosa interessante. Grazie. Bene, qui abbiamo avuto anche una proposta, invito Alberto Ferrigno, consigliere provinciale. 5 minuti. Io vi ringrazio, chiedo scusa, ma ascoltare il dibattito di oggi mi ha fatto andare indietro nel tempo rispetto alla... quello che qualcuno chiamava poc'anzi la difesa dagli amministratori pubblici. Io penso non bisogna difendersi dalle persone e bisogna apprezzare quegli amministratori che ci hanno visto la faccia e sono venuti qui a difendere, magari perseverando, le loro scelte. Io penso che noi dobbiamo invece avversare con forza le scelte di questi amministratori che nel tempo ci hanno portato nella situazione in cui ci troviamo oggi, perché se davvero il comitato, tutti quanti noi siamo costretti ad organizzare banchetti, iniziative, volantinaggi per rivendicare una scelta già assunta a maggioranza schiacciante nella nostra provincia, allora io penso che davvero registriamo un fallimento nostro, del comitato e degli amministratori tutti. Ma di questi amministratori io vorrei parlare nel senso che costoro, ahimè, non sono nemmeno capaci, ma non perché non vogliono, perché non possono, nemmeno pensare di ridurre, per esempio, come qualcuno ha posto, gli stipendi faraonici dei loro dirigenti. Non sono stati nemmeno capaci di incrementare un dividendo che avrebbe prodotto dei risultati anche su welfare dei vari comuni, delle varie realtà locali. Figuriamoci se sono capaci di andare a decidere di una mission, di un piano industriale di un'azienda, di Iren in questo caso, di cui parliamo e di cui conosciamo i natali, conosciamo come è stata fatta. Sappiamo che in Iren ci sono dei fondi di investimento privati che risiedono alle isole Cayman, per esempio, questo nessuno lo dice, ma voi pensate davvero che i nostri sindaci con il loro piccolo pacchetto azionario siano in grado di andare a modificare i piani industriali di questa società? Assolutamente no, questi signori non sanno nemmeno dov'è Reggio Emilia, figuriamoci la perdita dell'acquedotto. Questi signori interessa strappare degli utili, strappare degli appalti, strappare dei dividendi per loro, per le loro casse, per i loro fondi e per i loro finanziatori. Siamo troppo lontani dalla realtà, siamo troppo lontani dalla realtà. Ma questa scelta sciagurata l'abbiamo fatto, dicevo qualcuno prima, io non sono reggiano, evidentemente sei dall'accento. Mi raccontavano di Agac, di come è stata costruita, del sacrificio di tante donne e uomini di questa provincia, e qualcuno poteva in quel contesto di allora giudicare
e magari anche dare giudizi negativi sull'operato, su come facevano gli investimenti, se quella perdita veniva sanata, se quell'infrastruttura veniva fatta. Ma quando c'era ACAP, quando i sindaci, quando gli amministratori, che io difendo, governavano quell'azienda, il cittadino aveva il diritto, il dovere di andare da quel sindaco a chiedere conto, e se quel sindaco non rispondeva nell'immediato, non lo votava più, cambiava indirizzo, e quel sindaco era costretto, era legato a doppio filo a fare gli interessi della cittadinanza tutta. Adesso purtroppo non è così. Già con la scelta di fare la grande società Enea abbiamo ceduto parte della nostra proprietà, abbiamo addirittura quotato in borsa questa azienda, ci siamo fusi con Genova e Torino, adesso per fortuna Parma ci darà una mano, spero, insomma, per legare alla cittadinanza, anche se non è il mio partito, però almeno c'è qualcuno con cui si può confrontare, qualcuno con cui avere un dibattito serio, non c'è bisogno di ridere, perché con alcuni amministratori, purtroppo, lo devo dire, io leggendo i verbali del Consiglio Comunale in cui si fu assunta quella scelta sciagurata della fusione di Rennes, ci si accorge come tutti i nostri amministratori di destra e di centro, di giunta, difendevano la scelta, la difendevano coi denti, ci raccontavano che avrebbero controllato l'azienda in tutti i suoi cavilli, nei bilanci, negli investimenti. Così non è stato, così purtroppo non è. Adesso addirittura ci propongono di fare un ulteriore multiutility del nord, andare ad aggregare altre realtà, altre società, cioè andare a ridurre ancora di più la nostra presenza in queste aziende. E questo purtroppo è l'errore che è stato fatto, l'errore che ci trasciniamo con forza, è che non riusciremo in alcun modo a porvi rimedio. Noi abbiamo stravinto un referendum, abbiamo costretti loro a discutere. Poi qualcuno potrà qui venire a dire sull'acqua non ci si guadagna, ma sull'acqua si fanno le guerre, sull'acqua ci sono i privati che combattono per assumere il controllo di quelle aziende. È evidente che è lì che si gioca il futuro dell'umanità, del nostro pianeta. Noi dobbiamo, secondo me, continuare con forza la battaglia, continuare con forza. Dico, tornare indietro, magari si potesse avere un'azienda totalmente pubblica o controllo pubblico, in alcune realtà l'hanno fatto, poi valuteremo i pro e i contro. Si può, ma io voglio dire alla signora che è qui presente, non è una scelta, se qualcuno di voi va a leggere i verbali del Consiglio Comunale di Reggio, una cosa che magari lei potrà vedere e potrà poi arrabbiarsi ancora di più come sono arrabbiato io. Perché qui non si tratta di discutere se è opportuno o meno, come qualcuno diceva, scorporare l'acqua da Ire. Questa scelta, il Consiglio Comunale di Reggio, il Sindaco di Reggio e tutti i sindaci della provincia di Reggio Emilia, di Genova e di Torino, l'hanno già assunta, perché costoro hanno votato una delibera di Consiglio Comunale, che è un atto pubblico, non è una chiacchiera, non è un comizio, in cui si diceva che alla fine, alla scadenza, quindi al dicembre 2012, avrebbero affidato alla società interamente pubblica la totale gestione del servizio idrico integrato. Questi signori questa roba non solo l'hanno detta, l'hanno scritta e l'hanno votata nelle assemblee elettive. Di questo noi dobbiamo chiedere conto con forza, dobbiamo richiamare la loro responsabilità. Adesso non mi possono portare a messa, io non sono nemmeno credente, non ci faccio portare, ma venirmi a raccontare di tavoli, tavolini, riunioni, incontri segreti in cui valutare il percorso per affidare la società, sono balle, ci raccontano delle storie. E concludo, perché potremmo parlare per le ore, al di là dei personalismi, forze politiche, ci sono, non ci sono, non mi interessa. Bisogna riappropriarsi con forza dell'indirizzo politico di un'azienda come dell'acqua, come per i rifiuti, anche per il gas. E in che modo, secondo me? Bisogna far tutti uno sforzo in più. Un referendum l'abbiamo già vinto. Io penso che noi a Reggio Emilia possiamo. Abbiamo gli strumenti che ci consentono, tutti quanti noi, di indire un referendum consultivo nel comune di Reggio Emilia, come ha chiesto Tommaso del Comitato Acqua Pubblica, una proposta che io sposo. Costringiamo i nostri amministratori a ridiscutere se vogliono o no ripubblicizzare l'acqua, glielo facciamo votare e voteremo con loro. Non posso in alcun modo negare il confronto, perché oggi io mi sarei aspettato che chi quelle scelte sciagurate le ha fatte venisse qui e le venisse a difendere.
apprezzo quei sindaci che sono venuti, anche Tutino, che sebbene io condivida poco o in parte le sue argomentazioni, ma costoro non possono negare un confronto con la cittadinanza, non possono negare un confronto con la Reggio Emilia. Allora io sono sicuro e la butto lì, non è una proposta mia, è una proposta di Tommaso Dotti del Comitato Acqua Pubblica: raccogliamo le firme, facciamo un referendum consultivo e chiediamo alla Giunta di scorporare l'intero ciclo idrico dell'acqua da Iren. Lo possiamo fare adesso, ma non perché lo diciamo noi, perché l'hanno detto loro e l'hanno scritto loro. Non posso in alcun modo a quel punto portarci ancora a messa attribuendo delle difficoltà di fondo che non ci sono, perché in altre realtà l'hanno fatta, e non capisco perché a Reggio Emilia, in cui avete insegnato, perché io non c'ero, come si può costruire un acquedotto, un'infrastruttura, un servizio decente, civile e democratico soprattutto, perché questa roba a Reggio Emilia non si può fare. Io non ci sto e quindi io pretendo da voi, da tutti quanti noi, di riapprovarci attraverso un strumento democratico per eccellenza che è il referendum consultivo popolare. Vi ringrazio. Altra proposta, invito Alberini, il CGL. Prego. Grazie. Allora, il futuro dell'acqua a Reggio Emilia, cerco di stare al tema, perché come avete capito ci sono diversi livelli di complessità e di approfondimento. La CGL ha partecipato alla raccolta delle firme per il referendum e ci tengo a dirvi, mi prendo un minuto in più, la CGL nazionale aderisce ed applicherà a livello italiano la decisione che è stata presa recentemente, se Cefalotta la smette di parlarmi nelle orecchie e mi aiuta a essere più veloce, la CGL nazionale a livello italiano ha deciso in questi giorni di appoggiare la iniziativa presa dal Sindacato Europeo dei Pubblici Dipendenti della proposta approvata recentemente dalla Commissione Europea di avviare questa ICE che anche Tommaso nella sua introduzione citava, che è la richiesta di far riconoscere alla Commissione Europea come l'acqua sia un servizio pubblico essenziale ed un bene che deve essere garantito a tutti. Non mi dilungo negli aspetti particolari, ma questo va perfettamente nello spirito del referendum e di quello che stiamo discutendo. Un referendum però che non è applicato, e quindi siamo qua oggi per cercare di capire come si possa permettere, consentire, favorire, stimolare le decisioni che seguono, in un quadro assolutamente complesso, perché tutto quello che è stato rappresentato per quello che riguarda l'evoluzione della legislazione nazionale anche in questi ultimi mesi ovviamente va esattamente nella direzione contraria a quello che è l'applicazione degli esiti referendari, ed è un quadro a cui necessariamente bisogna fare riferimento. Ma l'altra cosa però che mi interessa dire in quanto CGL, cioè un'organizzazione che tende a raccogliere al suo interno la rappresentanza di una complessità di interessi che sono quelli dei lavoratori, dei cittadini, ma anche per le materie che mi occupo io del territorio. A me interessa dire che ci sono degli elementi di complicazione che non vanno semplicemente scavalcati, ma che bisogna cercare di conoscere e di approfondire. Uno è sicuramente questo tema di quanto ci costa l'acqua, cioè di quanto dobbiamo capire di come l'azienda che ce la servisce, in questo caso Iren, utilizza la leva delle tariffe per fare il proprio lavoro. Questo è un tema essenziale, dirò dopo il perché, cercherò di spiegarlo molto rapidamente, ma oggi è vero, e lo avete sentito, che di pareri e di idee su quanto costi il servizio idrico a Reggio Emilia ce ne sono tanti. Io credo, a prescindere da tutte le valutazioni di schieramento, di impegno, che sia utile il tavolo proposto dall'amministrazione provinciale per permettere a tutti coloro che sono interessati alla materia di avere
una base di conti condivisi, in modo che sappiamo tutti quanti quanto costa quel servizio e da quel punto che cosa si può fare e qual è il margine per modificarlo. Quindi io credo che sia importante che quel tavolo funzioni e che tutti coloro che sono interessati partecipino e che troviamo il modo di trasmettere e diffondere il risultato di quel tavolo alla collettività. Tra l'altro, correggo Veneziani, gli esperti vengono a titolo assolutamente gratuito, come come sta, come dire, che la sua preoccupazione da questo punto di vista almeno non è. C'è bisogno però di fare questa discussione, perché effettivamente, ma non per, o non solo forse per motivi di cattiveria di qualcuno, per nascondere qualcosa, ma i conti di IRE non sono una materia semplice in cui muoversi. Non lo sono per i cittadini, non lo sono per noi, non lo sono per gli amministratori locali, ma IREN, di cui abbiamo anche noi, se volessimo, tutta una serie di cose per dire cosa non funziona che non ha, e perché non va bene e perché ci sia molto da aggiustare e perché siamo assolutamente contrari all'ipotesi della grande multi-utility, ma questo è un altro discorso, non voglio perderci tempo. Dicevo, AGAC fino a quando è stata IREN era una multi-utility vera, a Reggio abbiamo una multi-utility vera. Cosa vuol dire? Che svolge sul territorio la fornitura attraverso le reti e dei servizi collegati di una pluralità di servizi. Servizi tutti estremamente importanti per l'assetto del territorio, per la programmazione, per la stessa economia. Noi in CGIL stiamo ragionando in questi giorni di una proposta che riguarda i servizi pubblici locali anche come possibilità di volano per contrastare gli effetti della crisi economica. Servizi pubblici locali, quindi con il governo e la responsabilità diretta del pubblico. Dicevo però, una multi-utility, beh, non mi puoi battere l'orologio solo a me, no, Cesare. Sto finendo comunque, tranquilli, però volevo darvi anche un elemento di riflessione. Una multi-utility come l'abbiamo conosciuta a Reggio, come tutti abbiamo detto che funzionava bene, che ci andava bene, per come è fatta, ha al suo interno tutta una serie di servizi che vanno da quelli più banali che servono a far funzionare un'azienda, fino a quelli più interessanti e importanti per l'assetto del territorio, che sono la programmazione, che sono il servizio di controllo delle acque, che sono tutto il sistema della depurazione, che sono, come diceva Veneziani, cercare di ridurre le dispersioni, eccetera, 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 che funzionano in sinergia e sono dalla nascita, da quando non era neanche AGAC, ma era ancora il consorzio, sono intrinsecamente legati. È un'operazione, non dico impossibile, ma molto complicata oggi dire cosa significa separare tutto quello che fa parte dell'acqua e tirarlo fuori. Allora perché serve un tavolo per conoscere i numeri prima di decidere cosa fare? Non se si fa o no, come farlo? Perché io, che ho la responsabilità di rappresentare tutti coloro che sono iscritti alla CGIL, ho bisogno di capire A, se io devo ricostruire un'azienda che ha in capo a sé tutte le funzioni e tutte ricadono sull'acqua, ho bisogno di capire A, che effetti ci sono sulla tariffa, perché probabilmente una serie di costi che oggi sono spalmati in parte sull'acqua, in parte sul gas, in parte sull'igiene ambientale, in parte sul teleriscaldamento, in parte quell'altro che volete, se dobbiamo metterli tutti in capo all'acqua necessariamente determinano un aumento dei costi sul bene acqua, e io ho bisogno di capire di quanto incide e come si può contenere al minimo. L'altra cosa, ho bisogno di capire cosa succede di un'azienda di questo tipo, se funziona, se può ancora essere utile al territorio, cioè non abbiamo bisogno a Reggio Emilia di un'azienda che si limiti
a prendere l'acqua dov'è e a portarla al rubinetto dei cittadini, ma abbiamo bisogno di considerare intanto il servizio idrico integrato, come si chiama nel suo complesso, cioè l'intero ciclo dell'acqua a partire dagli assetti idrogeologici. E secondo, quasi sempre il tema delle reti determina lo sviluppo del territorio, cioè dove, come io costruisco le reti idriche, le reti del gas, le reti del teleriscaldamento, la fibra ottica che colpevolmente IREN vuole vendere, determino l'assetto futuro del territorio. Queste cose devono essere tenute anch'esse presenti nel discutere del come si fa la ripubblicizzazione del servizio idrico Reggio Emilia, e per questo è una materia complessa che va approcciata con la pretesa di avere delle risposte, ma la necessità di avere delle risposte che tutelino gli interessi del territorio, dei cittadini e dei lavoratori di Reggio Emilia. Grazie. A me quindi viene da aggiungere anche un'altra parola oltre a trasparenza, chiarezza. Mi sembra che bisogna che i cittadini abbiano delle risposte chiare e precise, per cui io invito Franco Cefalotta del Forum Cittadini e magari ci può dire qualcosa rispetto a questo punto di vista, visto che finora abbiamo sentito amministratori, consiglieri e varie associazioni. Prego. Ma guardate, vedo che... sì, visto che me lo dici anticipatamente, io 5 minuti li rispetto. Voglio solo fare qualche richiamo, evidentemente. Anche perché mi è sembrato che una buona parte del dibattito è stata occupata da argomenti che io definirei di tipo difensivo. Mi riferisco agli amministratori che hanno parlato. Fondamentalmente l'ho trovato un atteggiamento di tipo difensivo, nel senso che noi il problema al quale siamo davanti è un problema di non poco conto, dico, se lo guardiamo nella sua complessità. Su questo, per chi lo ha sentito, io faccio molto riferimento all'intervento che ha fatto Ganapini all'inizio. Ora però dobbiamo, faccio una considerazione a questo punto che è molto semplice. La vicenda AGAC, IREN e tutto quello che ne è seguito, anzi AGAC, ENIA, poi IREN eccetera, è cominciata a ingarbugliarsi circa 11 anni fa. 2001, nel momento in cui ci si avvia sulla strada della multi-utility e poi di quel gioco di scatole cinesi che sono le fusioni varie, dove evidentemente si annacquano i debiti, si annacquano le responsabilità, ci si mette in mano a cosiddetti manager presi un po' di qui e un po' di là, ma soprattutto diventano sempre meno chiare quelle che sono le finalità aziendali. Ora, io, avendo studiato economia negli anni 70, fine anni 60, allora veniva insegnato, non si parlava di beni comuni, non si facevano delle discussioni così complicate, però si diceva che c'è una netta differenza fra quella che è un'azienda di erogazione, che solitamente fornisse ai cittadini, al pubblico, agli utenti, chiamateli come vi pare, dei beni che non hanno solo l'aspetto di essere comuni, di interesse pubblico, eccetera, eccetera, ma che in realtà, se uno osserva, vengono forniti in regime di monopolio. In realtà i beni di cui stiamo discutendo, il gas, l'acqua, eccetera, sono quelli che una volta nei vecchi manuali di economia venivano definiti dei monopoli naturali. Bene. Allora, cosa voleva dire? Con cosa si voleva dire? Per cui da Adamo Smith, 1776, La ricchezza delle nazioni, veniva insegnato che quei beni potevano essere gestiti, dovevano essere gestiti, non secondo una logica di mercato, ma secondo quella che nella letteratura più spicciola è la logica dell'azienda di erogazione, la quale ha lo scopo di, ovviamente, deve rientrare nei suoi costi. E quindi c'è anche il tema della remunerazione del capitale, perché per fornire l'acqua, per continuare a fornirla, bisogna per esempio tenere in efficienza le reti e questo costa. In realtà quello che si presenta, visto che poi il finanziamento viene fatto attraverso le banche, c'è il problema di pagare il finanziamento, eccetera, eccetera, come una cosiddetta remunerazione del capitale, nella sostanza è il vecchio e sano concetto di ammortamento. Io devo continuamente reintegrare il mio capitale perché
il mio capitale sia efficiente, per cui combinato con la ruga dell'uomo alla fine distribuisco l'acqua. Allora, tutta questa premessa per richiamare un dato che è assolutamente di fondo. Non sarebbe, insomma, diciamo che negli anni 90, anche un po' prima, comincia a diffondersi l'idea che in qualche misura questi servizi devono in qualche modo produrre reddito. Siccome questo si accompagna con l'indebitamento, con la crisi fiscale dello Stato, qualcuno gli viene in mente che forse, e lì partirono tante cose, tutto il dibattito, il pubblico, il privato pubblico, il privato più efficiente del pubblico, bisogna fare il pubblico privato, la collaborazione fra il pubblico privato, in sostanza, in cui amministratori che gestivano secondo una certa logica, da un certo punto in poi cominciano a ragionare con una logica, diciamo, di tipo pare imprenditoriale. Cioè l'idea in sostanza che questi servizi che loro forniscono al costo dei cittadini debbano in qualche modo produrre un ritorno economico. E allora vorrei fare una... E qui c'è la prima considerazione da fare, se io ho capito. Poi non è che puoi tagliare il tempo solamente. No, però, l'ho detto io. Vai, va bene. No, va bene. Allora la prima considerazione che va fatta. La prima considerazione è questa: secondo me il tema quindi va bene al di là dell'acqua. Devo dire che una delle ragioni per cui ho aderito al comitato, ho aderito al ricorso, è fondamentalmente una considerazione di questo tipo. Questo referendum sull'acqua a me passa una zeppa, cioè un modo per rovesciare una logica, per cominciare a riappropriarsi di beni che sono dei cittadini. La cosa va vista in questi termini, se no non si rischia di capire abbastanza poco. Oggi il comune di Reggio Emilia, e io capisco perché Del Rio stia zitto, perché cosa viene presentata a livello nazionale? Viene presentata questo fantasma della multi-utility. Allora, la multi-utility, se qualcuno richiama, che faccia gli interventi di veneziani e anche di Ganapini, in sostanza sarà questo: che se fra 3 o 4 anni, se oggi il debito è 100, mi pare che arriviamo già ad alcune decine di miliardi di euro, sarà probabilmente moltiplicato per 2 per 3. Può darsi che Passera, più che preoccupato della multitudity, sia preoccupato dei conti delle banche. Perché dopodiché è possibile, per coloro che amano le statalizzazioni, che forse alla fine, per fare in modo che dai rubinetti scenda l'acqua e che dal rubinetto del gas arrivi ancora il gas, magari dovranno rinazionalizzare. Nel frattempo, questo è secondo me il punto in cui siamo. Oggi probabilmente l'IREN come azienda, parlo Reggio Emilia, avrebbe solo una linea interessante, che sarebbe quella di capire se al punto in cui siamo arrivati non conviene, prima che tutta questa colossale impalcatura ti crolli in testa, è quello di capire se ha una strategia di ripubblicizzazione, cioè praticamente di ritorno indietro. Questo discorso può apparire astratto, andrebbe spiegato meglio, però vi faccio notare come in Francia e in Germania, e in particolare in Germania, ma anche adesso anche in Francia, molti comuni sono già entrati in un'ottica di ripubblicizzazione. Quindi queste cose non si possono fare, si possono e si debbono fare. Chiudo solo una cosa, perché una cosa che ha detto il rappresentante di IDV mi sembrava cogliere un aspetto. Quel bilancio, se deve essere trasparente, bisogna pretendere ed esigere dalle strutture tecniche dell'IREN che le ha di avere un bilancio organizzato per centri di costo, se no al primo incontro si prende il bilancio e gli si dice: guardate, questa è spazzatura, voi ci portate fra 15 giorni un bilancio per centri di costo, perché siccome questa è una multi-utility io voglio sapere quali sono i costi, cosa rendono i vari servizi, voglio avere il piano industriale di investimenti del perché certi investimenti sono stati fatti, mi producete questo in 30 giorni e io mi siedo al tavolo a parlare con voi. Se no non mi siedo neanche al tavolo, perché io non capisco perché devo perdere il tempo a leggere documenti illeggibili. E devo dire che appena laureato lavorai per brevissimo tempo con un commercialista e ti chiudo subito la cosa, è molto semplice. Mi disse: guarda, il problema dei bilanci è semplice, non c'è un bilancio chiaro, perché in ogni bilancio il valore del bilancio dipende da quello che tu metti all'ombra e da quello che tu metti al sole. Ora, il bilancio di IREN, se uno se lo fa vedere, è fatto esattamente così. Non c'è un'analisi dei costi vera,
e quindi sarebbe assolutamente indispensabile, la prima cosa da chiedere è che ci sia un allegato al bilancio in cui c'è un'analisi per sé di costo, in modo che io so esattamente quanto mi costa acqua, quanto mi costa in modo disaggregato il servizio del gas, quanto mi costano i rifiuti, se no rischiamo di discutere d'aria, a parte poi le questioni. Scusate, voglio dire una cosa io, perché ho sentito dire più volte che non ci sono i conti dell'acqua di Reggio Emilia, ma questa cosa qui non è vera, cioè che lo dicano poi politici, amministratori, laureati in economia, sindacalisti, mi lascia abbastanza sgomento. Non c'è un'analisi per cento di costi. No, allora. Non c'è. Se mi tiri fuori la tabella e me la fai vedere. L'assemblea dei sindaci, che si chiama ATO, Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Emilia, la provincia di Reggio Emilia, aveva prodotto questi dati che sono, li ha prodotti naturalmente su fonte IREN, perché questo atto non aveva che un funzionario a tempo determinato, giovane, precario, e quindi naturalmente non era in grado lui di produrre questi numeri. No, lo dico esattamente le cose come stanno perché lo so per certo, però su fonte IREN questi numeri ci sono, basta solo che li andate a prendere. Allora c'è una tabellina che si chiama conto economico della gestione, dove ci sono fatturati, costi, e alla fine, all'ultima riga, come tutti i bilanci economici, c'è risultato netto della gestione, risultato netto della gestione dopo aver pagato le imposte. Quindi questi numeri ci sono, mettiamoci intorno a un tavolo e ragioniamoci, non continuiamo a dire che i numeri non ci sono. I numeri ci sono, sui quali noi dobbiamo andare a fare le pulci, perché sono i numeri che ci racconta IRE, ma i numeri ci sono. Non vanno bene, sono disaggregati. Allora, forse in un'altra assemblea possiamo anche confrontarli. Allora, io ho qui un elenco in fila, avrei Matteo Olivieri 5 Stelle, Anna Ruffini Selle, Claudia RSU, insomma, Omazda, insomma, no. Va bene, allora intanto facciamo parlare Matteo Olivieri 5 Stelle. Grazie mille, io sarò brevissimo. Il motivo è che è stata organizzata una splendida giornata e gli applausi li dovrebbero ricevere questi ragazzi che da anni si fanno banchetti e si fanno. Questi sono. E davvero hanno fatto tantissimo, è stato detto tanto. Ho la fortuna che chi mi ha preceduto ha come dire, introdotto degli argomenti, quindi vorrei approfittarne per cogliere lo spirito, cioè. E che questa giornata sia come dire, l'occasione per fare delle proposte concrete. Con Davide Valeriani avevamo pensato un po' di tempo fa di tradurre le famose tabelle di ATO in un foglio elettronico che generasse una, come dire, un'interfaccia abbastanza comprensibile, nel quale se io come cittadino vado a mettere la cifra che pago di acqua, automaticamente mi vengono fuori le percentuali divise per voce. Esistono in tantissime procedure amministrative quelle che si chiamano sintesi non tecniche, cioè delle spiegazioni che possono essere comprensibili, anzi devono essere comprensibili a tutti. Io devo poter avere un sistema del genere nel quale quando io clicco su quella voce mi deve venire fuori una spiegazione che chiunque è in grado di capire in maniera non ambigua. Se una cosa è ambigua, io devo chiedere che quelle cose vengano specificate finché io non arrivo al singolo tubo dell'acquedotto che io pago nel mio comune o dove cavolo pago. E dietro ci vogliamo mettere le tabelle di IREN e quello che è. Questo credo che sia un ottimo modo per accompagnare questa apertura, la partecipazione dei cittadini, che può in questo caso nascere dal basso. Quindi Davide, non so, approfittiamo per lanciare anche un appello a chiunque voglia aiutarci, persone che hanno tempo, informatici, non è difficile, in fondo sono cose che richiedono più che altro la volontà, non ci sono neanche conoscenze particolari dal punto di vista informatico, bisogna solo star lì a ragionarci. Un giorno noi potremo avere un quadro completo dei 100 euro di bolletta che noi paghiamo, a che cosa va quello, cosa va quell'altro, eccetera eccetera. Perché tra le tante cose che purtroppo, nonostante siano state ripetute, non sono chiare, e che prima ancora di IREN ci sono i comuni a farci la cresta sulle bollette dell'acqua, in maniera vergognosa, conta poco che poi ci si vada a pagare anche l'asilo, perché ci si paga l'asilo, ma ci si pagano anche i funghi di rota o i ponti di Calatrava,
danni, perché l'affitto che IREN, il gestore delle reti, paga al proprietario delle reti, Agac Infrastrutture, una società per azioni detenuta in percentuali e proporzionali da tutti i comuni reggiani, va per gli investimenti sulle reti, dopodiché genera milioni di euro che invece di essere restituiti ai cittadini nelle bollette, come succede in molte parti d'Italia, andate a vedere che cosa succede a Vicenza, dove rimandano indietro la letterina a casa e dicono: signore, abbiamo speso di meno, questo ve lo scontiamo delle prossime bollette. Qua se lo pappano tutti e non ce l'hanno mai detto, quindi ci sono anche cose macroscopiche. Pertanto questo è l'appello. L'idea è quello di mettere parallelamente al tavolo, che credo sia effettivamente, se posso esprimere una mia opinione, un'ottima opportunità, non solo per il comitato, per tutti i cittadini, anche per gli amministratori, per portare avanti un discorso di trasparenza di cittadini. Noi mettiamo a disposizione l'idea, c'è bisogno di chi ci aiuta a creare questo modulino nel quale io, singolo cittadino che non ho tre lauree eccetera eccetera, posso riuscire a comprendere ogni singola voce, cosa significa e cosa non significa, e far sì che il tavolo sia il luogo, il terminale nel quale si facciano richieste per dire: guardate che noi non riusciamo a far capire con chiarezza che cos'è questa voce. Finché non si arriva a chiarire fino all'ultimo centesimo di quello che uno paga in bolletta, non ci fermiamo. Grazie. Grazie Matteo. La chiarezza per il cittadino finale, se vogliamo che veramente sia una politica dal basso, credo che sia assolutamente doverosa. Fra l'altro, come ricordo l'intervento iniziale di Tommaso, che è vero che dentro il referendum non c'era solo l'acqua, c'erano tante altre cose, ma riuscire a capire il meccanismo che c'è dentro l'acqua va poi a smascherare tutto il meccanismo che ci sono all'interno anche delle amministrazioni comunali. E quello che denunciava Matteo lo considero, direi, fondamentale. Quindi chiamo Anna Ruffini, SEL. E ce ne sono altri di interventi, noi andiamo avanti finché non siete stanchi, vedo che la gente c'è. Ecco, sicuramente raccolgo l'invito che è stato fatto a considerare la complessità del fenomeno che stiamo analizzando, però la complessità non vuol dire che non si possano affrontare alcuni problemi fondamentali a cui si può e si deve dare una risposta. Allora, complessità, analizzare la complessità non significa necessariamente rinunciare, ecco, a decidere, rinunciare a prendere delle posizioni che siano chiare e nette, evitando le semplificazioni, certo. Abbiamo visto oggi, da quello che ci è stato raccontato e restituito, insomma, rispetto ad alcune situazioni, qual è appunto la complessità di questo sistema idrico e non solo. Ecco, però questo appunto non ci deve far desistere dal trovare degli iter, dei cammini che ci possano portare a raggiungere il risultato che vogliamo ottenere. Allora, c'è una chiarezza che noi dobbiamo acquisire, mi sembra, insomma, che molti l'abbiano detto, sul fatto che ormai non si parla più di acqua pubblica, privata, gestione pubblico-privata dell'acqua, ma si parla di come ripubblicizzare l'acqua. Credo che ci dobbiamo concentrare su questo, allora, il come arrivare alla ripubblicizzazione dell'acqua affidando a una società pubblica la gestione dell'acqua, appunto, la gestione del ciclo idrico integrato. Allora è su questo che noi dobbiamo misurarci, è su questo che dobbiamo produrre delle proposte. Allora dobbiamo, credo, interrogarci su come arrivare, su quali sono gli strumenti più idonei. Se il referendum proposto oggi da Tommaso, credo che sia, insomma, una proposta che si può confrontare con tante altre. Se il tavolo proposto da Tutino, insomma, questo iter comunque che prevede il coinvolgimento, la partecipazione dei cittadini attraverso appunto organismi, movimenti, associazioni, quindi una rappresentanza seria, ecco, dei cittadini, ma io direi di più, può essere una situazione in cui davvero, al di là dei forum, al di là dei momenti di coinvolgimento pubblico, si creano davvero degli istituti di democrazia in grado di garantire questo iter
la trasparenza di questo iter, in modo da garantire domani, una volta che ci sia stata la ripubblicizzazione dell'acqua, il controllo da parte dei cittadini di tutti i processi. Credo che questa sia la condizione fondamentale per riuscire a riappropriarci davvero di questo processo, quindi non soltanto dell'esito del referendum, e questa è una cosa fondamentale, ma l'esito inteso come esito che fino a questo momento è stato disatteso, su cui tante cose si sono dette, ma soprattutto tanti scamotage si sono trovati da parte delle istituzioni per disattendere appunto l'esito referendario. Allora, questa è una cosa che deve essere ribadita senza se e senza ma. Credo che la campagna di obbedienza civile sia stato un modo appunto per ribadire con forza l'esito del referendum e il vincolo per le istituzioni di sviluppare questo portato del referendario. Non c'è dubbio che il fatto di aver sollecitato anche una chiarezza sulla parte, sulla quota della remunerazione del capitale che si riferisce appunto al profitto e la quota che invece si riferisce agli investimenti, cosa che non è ancora stata chiarita peraltro, ecco, però questa sollecitazione credo che sia stata molto importante e che abbia rappresentato un passo avanti in questo iter che ci dovrà portare, ripeto, alla ripubblicizzazione dell'acqua. Una cosa, ecco, che credo di dover ribadire è la trasparenza. Mi trovo molto d'accordo anche sul modulino che ha proposto Matteo Olivieri, perché questo si mettere a disposizione delle persone degli strumenti informativi puntuali, precisi, in modo da dare a tutti la possibilità di capire di cosa stiamo parlando. Anche nel dettaglio, ecco, non dobbiamo essere tutti economisti per poter seguire e partecipare a questo processo. Quindi è importante fornire dati, del resto si discute oggi di open data, si discute appunto di trasparenza da parte della pubblica amministrazione, è fondamentale che i cittadini siano informati anche sui dettagli, anche su quelli che di solito sono gli elementi appannaggio dei tecnici, appannaggio dei professori, e purtroppo sappiamo come vanno a finire queste cose quando vengono gestite dai professori. Quindi questa è una cosa fondamentale. L'altra cosa è, io mi applicherei molto su questo, sia in fase processuale, cioè mentre stiamo decidendo quali sono le modalità migliori per arrivare alla ripubblicizzazione dell'acqua, decidere, ecco, quali sono, sia in una fase successiva, quando dovremo controllare appunto la gestione delle istituzioni di acqua integrato. Ecco, credo che sia importante fare attenzione agli istituti di democrazia che noi mettiamo in piedi. Noi manchiamo questo elemento, noi non abbiamo degli strumenti, degli istituti di democrazia che ci consentano di essere davvero partecipi di questi processi. E su questo, secondo me, come ha fatto il Comune di Napoli, che insomma, ha studiato a lungo, no, come fare per dare davvero ai cittadini la possibilità di essere protagonisti in questo processo importante. Allora, direi di proseguire. Abbiamo Claudia, RSU Iren. Prego. Precettata. Vuoi parlare? Praticamente, no, va bene. Io sono un lavoratore di Iren. Mi sento messa in causa, chiaramente, perché in tutto questo dibattito si è parlato di grandi sistemi e non ci si è dimenticati che dentro Iren ci sono 4.500 lavoratori, di cui 800 solo a Reggio Emilia, e che c'è un enorme indotto associato a questa azienda che adesso ha stretto veramente tutti i cordoni della borsa. Io sono entrata in quella che era AGAC senza puntini e senza SPA all'epoca in cui Veneziani era il direttore, quindi posso ripercorrere la storia, ma non la voglio ripercorrere. Voglio solo dire che i lavoratori che tuttora lavorano dentro Iren sono esattamente e in gran parte gli stessi che erano in AGAC, e quindi lo spirito di servizio al territorio che ci hanno insegnato a suo tempo, perché ci hanno fatto anche scuola, ci hanno fatto i corsi di formazione per l'attenzione al cittadino utente, e ho di fronte un collega e può testimoniarlo,
ci hanno lasciato il segno, ma perché eravamo già così, nel senso che per noi era normale andare a casa della signora quando aveva l'acqua rossa a verificare se il problema era della sua rete privata piuttosto che dell'acquedotto, ed era normale in reperibilità non solo mettere in sicurezza come sarebbe il dettame contrattuale, ma finire l'effettuazione del lavoro in modo da ridare l'acqua al gas alla persona che chiamava per un'emergenza, e noi siamo ancora gli stessi. Tutti i passaggi che questa azienda ha vissuto li abbiamo vissuti intensamente all'interno, anche se non abbiamo mai coinvolto più di tanto la cittadinanza in tutte queste operazioni, che chiaramente nel tempo hanno limitato e annullato in gran parte il senso di servizio dell'azienda. Noi per primi ci siamo sentiti dire che il cittadino non era più utente ma diventava cliente, no? C'è stato un cambio proprio di logica e ci si è stato detto che agli sportelli non dovevamo tanto ascoltare quanto vendere. E guardate che questo è stato un passaggio tragico, perché avevamo colleghi che dicevano: io ci metto la faccia, io incontro i miei concittadini per strada o alla coppa, e quindi non voglio raccontare cose che poi non sono vere o dover risolvere problemi che non derivano da me ma che derivano da scelte fatte molto distante da me, no? Vendere prodotti, gestire servizi che poi magari non vengono nemmeno più fatti da noi, ma vengono fatti da aziende terze in grandi quantità. La complessità di Iren oggi è enorme e non è certo quello che vorremmo, anzi, vi diciamo subito che mentre la nascita di Enia fu in qualche modo comprensibile, perché si trattava semplicemente di estendere a due province più verso la Lombardia un modello di azienda che qua aveva funzionato, e quelle province allora erano messe diversamente da noi, cioè non avevano una struttura consortile, non avevano una società multiservizi, non coprivano l'intero territorio provinciale, quindi in qualche modo abbiamo esportato un modello, anche se ci abbiamo messo molte risorse. La nascita di Enia ci ha consentito di essere più grandi, ma diventare più grandi sembrava una necessità assoluta, no? Sembrava che tutto il mondo dovesse fare società di dimensioni gigantesche per poter competere alle gare. Anche il diventare SPA non è stata una scelta, Noi ci siamo arrivati da ultimi perché una manovra finanziaria diceva che le aziende come le nostre, se diventavano SPA, avrebbero avuto tempi di concessione più lunghi, non sarebbero andate a gara sui servizi. Quindi bisogna anche prestare attenzione a questi passaggi societari, non è tutto vero quello che viene detto. La nascita di Iren invece è stata molto più sofferta, perché a questo punto non abbiamo allargato una multi-utility come noi la intendevamo. Come noi la intendevamo sarebbe stato se ci fossimo legati con ERA, con la Romagna, perché effettivamente ERA rispetto a noi ha la stessa struttura societaria, eroga lo stesso tipo di servizi, ma soprattutto ha la stessa mentalità, cioè siamo all'interno delle stesse norme, parliamo di legislazione ambientale, parliamo di ordinamento, parliamo anche di struttura della pubblica amministrazione. Ci siamo andati a legare a due realtà, che sono quella torinese e genovese, che non erano mai state in matrimonio tra loro prima e non si sono mai sposate con noi. Quindi abbiamo ereditato tutte le contraddizioni di Genova e di Torino e non ne abbiamo tratto nessun vantaggio. Oggi noi per primi misuriamo tutti i difetti di Iren, ma guardate che noi siamo ancora gli stessi lavoratori. E noi che pure ogni giorno apriamo contenziosi con l'azienda su tutte le cose che non vanno, e non sto qui a ripeterle, noi per primi difendiamo l'idea di azienda multiservizi. Allora, quando qua a Reggio Emilia, non dico in ambito nazionale, perché l'ambito nazionale ha altre realtà, altre storie, qua a Reggio Emilia si parla di scorporo dell'acqua, i lavoratori di Iren vi diranno di no, per tutti i motivi che diceva prima Matteo. Una società multiservizi, una società come quella che è cresciuta in questi 40 anni, ha già affinato delle strategie interne di integrazione e di economie di scala. Una
società come la nostra ha già messo insieme più attività che tra loro fanno rete. Ve lo dico, faccio degli esempi banali. Se gestisci una discarica e hai il percolato da trattare, lo tratti nell'impianto di depurazione. Se hai il compostaggio, lo fai nella stessa area dove fai anche la depurazione. Se scavi per terra un buco e ci metti la rete gas, ma nel frattempo ci metti magari anche le fibre ottiche o il teleriscaldamento, sistemi e la rete dell'acqua. Tutte queste sono attività che nel tempo i cittadini reggiani forse hanno dato per scontato, ma non è scontato, perché da 40 anni a Reggio Emilia esiste una multi-utility. Stiamo parlando di non scorporo, cioè di non fare una società ad hoc per l'acqua. Ma aggiungo un altro elemento. Parlare di acqua pubblica, aspetta Cesare, non mi incalzare così. Parlare di acqua pubblica non vuol dire che chi la gestisce deve essere per forza pubblico. Fatto salvo che IREN com'è non va bene, ma non voglio aprire adesso di aspetti di bilanci, di società, perché è una cosa che non è da trattare qua, è una cosa molto complicata e tante cose che ho sentito non sono neanche vere, ma non le controbatto nemmeno. Io dico che il controllo deve essere pubblico, è la provincia, è la regione, è il consorzio dei comuni che determina la politica di pianificazione, la progettualità territoriale e deve dare alle strutture che sono competenti a farlo, l'US, l'ARPA, l'ex Genio Civile, il Ministero dei Lavori Pubblici, le bonifiche, alle strutture che già esistono, gli strumenti per effettuare il controllo. La gestione non necessariamente è fatta da una società tutta pubblica né tutta privata, la forma di gestione può essere differente, l'importante è che gli indirizzi e i controlli siano realmente pubblici e che il pubblico ne abbia capacità, competenze e autorevolezza. Dopodiché è chiaro che dentro una società tutta privata chi fa utile li fa per sé. Dentro una società tutta pubblica chi fa utile per reinvestire o per darli comunque alla collettività. La forma di gestione non è la cosa principale, è la pianificazione, progettazione e controllo la forma principale. L'andare a gara, se c'è una società sana, in grado di gestire l'acqua oggi a Reggio, non parliamo del resto dell'Italia perché l'argomento è ancora più complicato, in modo efficace e efficiente, rendendo conto alla collettività di quello che fa, va bene. Te l'ho detto, io do più potere all'ente pubblico e non voglio lo scorporo, non voglio una società tutta acqua. Ok? Quindi stiamo vedendo anche altri tipi di proposte. Io so che qua ci sono anche i giovani, c'è ancora la rete dei giovani, un rappresentante, perché sarebbe interessante anche capire come i giovani è già andata via. Io qui ho un altro elenco infinito che non si è ancora espresso. Chi vuole intervenire ancora a questo punto? Che siamo sul finire, abbiamo tre interventi. Io direi con di Tommaso ti tengo. Ha una domanda, ok, poi chiedo magari o a Cesare di fare un intervento di chiusura per chiudere in bellezza, prego. Enrico dell'Acqua Bene Comune di Reggio Emilia, io mi sentivo di fare una proposta anche perché secondo me dobbiamo cominciare a tirare delle conclusioni. Io ho sentito parlare molto di tavoli di partecipazione, anche perché abbiamo sentito dei dati tecnici diti dalle amministrazioni, dagli amministratori secondo me sbagliati, abbiamo sentito altri dati. Guardate, noi, e quando dico noi, l'anno scorso quando abbiamo festeggiato il risultato elettorale abbiamo detto una cosa semplicissima quando ci siamo trovati a Roma: noi non siamo i proprietari del voto, bensì siamo i custodi. Uno dei punti principali su cui ci siamo soffermati, abbiamo detto: questo è una vittoria contro i poteri forti, questo è una vittoria della partecipazione. Beh, perché dobbiamo insistere sui tavoli di partecipazione? Io non sono d'accordo, io propongo delle piazze di partecipazione, e quando dico piazze di partecipazione dico: abbiamo 44 sindaci, i 44 sindaci della provincia facciano dei consigli comunali aperti, ci vengono a spiegare i conti di IREN. Però attenzione, qui ho un grosso dubbio che il sindaco di Casina me la racconti come quella di Guastalla, anche perché
siamo forti dell'esperienza fatta in quest'anno, che per esempio a Novellara sia stato modificato lo statuto comunale dove si va a sancire che l'acqua è bene comune, dove l'acqua deve essere priva di rilevanza economica. In altri comuni queste tipo, mozioni di questo tipo sono state accolte, in altri comuni respinte. Secondo me, bisogna dirla tutta, secondo me i nostri sindaci sono, il dubbio, non vorrei essere offensivo, abbastanza confusi su questa materia. Allora chiediamo 44 consigli comunali aperti dove i sindaci vengono a spiegare ai cittadini cosa hanno capito loro e noi diciamo cosa abbiamo capito noi. Grazie. Qualcuno ha tenuto conto di tutte le proposte operative? Spero di sì. Allora, c'era una domanda di Tommaso, la vuoi fare adesso a qualcuno? A chi? E poi c'era un signore là in fondo che ha alzato la mano, che voleva intervenire. Non mi sta ascoltando, sto parlando con qualcun altro. Allora, vieni Tommaso. Io avevo una domanda per l'RSU di Iren che mi interessa molto perché noi ce lo poniamo molto spesso il problema dei lavoratori di Iren, non è che non ci abbiamo mai pensato e non ci interessa assolutamente. Non so se è stato detto, io forse non l'ho capito, appunto da quando è iniziata la privatizzazione per i lavoratori è sempre stato uguale, la cosa è andata migliorando, la cosa è peggiorata, ci sono state, perché non ho ben capito appunto quali siano i rapporti nell'azienda e come lo vivete, come avete vissuto la privatizzazione voi. La privatizzazione è andata di pari passo con l'allungamento della catena del comando, cioè adesso è evidente che chi comanda non è più qua. Questa è la cosa che misuri, cioè un tempo era tutta la catena di comando era dentro la provincia, poi dopo è diventata allungata, ma fondamentalmente la testa era rimasta qua. Adesso chi ha i cordoni della borsa, quindi chi determina quanti investimenti fare o quali politiche del personale o quali politiche degli acquisti e degli appalti è da un'altra parte, e la differenza è questa. Il giudizio è assolutamente negativo, ma guarda che noi abbiamo aperto un contenzioso con l'azienda perché noi siamo molto preoccupati, noi da dentro vediamo delle manovre che ci preoccupano moltissimo e che denunceremo con un documento ufficiale a livello nazionale. Non siamo scesi in piazza perché per noi fare sciopero è difficilissimo, perché siamo sottoposti alla legge 46, in pratica se noi facciamo sciopero non se ne accorge nessuno, perché dobbiamo comunque garantire l'emergenza, e quindi quando siamo in sciopero alla fine non succede assolutamente nulla, però è evidente che gli effetti si vedono. Guardate che stanno stringendo la borsa, quando dico stringere la borsa vuol dire uno che non onorano diciamo le convenzioni con le ATO, ma anche che non pagano i fornitori, cioè siamo arrivati a questo punto, che hanno bloccato hanno bloccato il turnover, ma questo ormai è una cosa comune, no? Che non si espande, non ci sono più politiche di crescita nemmeno dentro l'azienda, che pure potrebbe essere un motore per la crescita dei territori, lavorando in tanti settori diversi e potendo fare anche scelte innovative su determinate materie, come ad esempio quelle dell'energia o dei rifiuti. Ma è tutto chiuso, perché adesso il problema sono i covenants, cioè la possibilità di attingere credito dalle banche, perché l'alternativa l'hanno a fine anno e di non esserci più. Ok? Qualcun altro? Tonino, vai. 5 minuti, no, meno. Impossibile. Meno. No, voglio rispondere alla. Voglio rispondere alla questione della privatizzazione. Prima glielo accennavo in un orecchio, che so perfettamente che nel pubblico si insediano spesse volte degli opportunisti, dei fannuloni, dei menefreghisti. Lo so perfettamente. Scusa, devo parlare. Non disturbare, sto parlando a lei. Dopo. Allora, nel pubblico si insediano, lo so perfettamente che c'è un limite il pubblico, però c'è anche il privato c'è un limite. Io sono molto più vecchio di voi. Quando socializzavano l'Emiliana e l'Edison in Enel, l'Enel tirò la luce in paesi
che costava un occhio della testa fare, che i privati non l'avrebbero mai fatto. Allora però ritengo che fosse giusto che il paesino a 20 km di distanza, che costava un occhio della testa, il privato non l'avrebbe mai fatto, che avessero la luce elettrica anche loro. Allora il problema vero è che siamo in un'epoca in cui si privatizza tutto. Oggi il contratto nazionale non va bene perché è caro, la luce elettrica, il gas, presto privatizziamo anche l'aria. C'è un bel... io ho anche un progetto, se volete privatizzare, c'è un progetto per privatizzare l'aria, vado al Cerreto, mettiamo una torre, tiriamo coi tubi l'aria a 3000 metri del testo e la portiamo in casa, ai vecchi gli diamo il contatore, l'acqua a 3000 metri del testo, l'aria. Ad ogni modo, il problema vero è che bisogna smetterle che i beni primari, come la salute, la scuola, l'acqua e tutto quello che serve alla gente, persino le case dovrebbero essere pubbliche, io direi anche questo, per mestiere, debbono essere totalmente sociali, per il carattere giuridico da proprietà privata a proprietà statale è insufficiente, non è solo un cambiamento giuridico, è un cambiamento sociale, la gente deve partecipare e controllare. Se dentro a un ente pubblico si infilano dei pezzi di merda che non sanno neanche piantare un picco, e va un po' a lavorare i campi, va in tensione, va bene o no? Oh, l'acqua deve essere pubblica, è nostra. Beh, Cesare, se c'è qualche altro del pubblico che vuole intervenire, la parola è naturalmente, il microfono è a sua disposizione, però noi come comitato, adesso vuole intervenire anche Davide, noi come comitato avevamo preparato alcuni interventi anche analitici di dettaglio. Dopo l'intervento di Davide, se avete la pazienza, vorremmo leggere una paginetta, non di più, in cui abbiamo fatto un'analisi di due casi di gestione pubblica in Piemonte, situazioni che non sono delle multi utility come quelle di cui parlavamo, che sembra che adesso non possiamo più fare, che gestioni dove tutto insieme c'è acqua, gas, luce, energia e quant'altro. Questa è un'ipotesi naturalmente, però ci sono altre realtà che stanno a dire che ci sono delle gestioni dell'acqua e solo dell'acqua pubbliche, sane, gestite nell'interesse comune, senza sprechi di risorse, in maniera efficiente. Quindi, se avete la pazienza, dopo l'intervento di Davide vi leggiamo queste brevissime note su due casi di gestioni interamente pubbliche e solo dell'acqua. Grazie. Grazie, io volevo essere brevissimo solo per portarvi anche, diciamo, la vicinanza del Circolo di Legambiente di Reggio sulle battaglie che comunque continuiamo a condurre assieme a voi del Comitato, assieme a tutti quanti. Io credo che l'iniziativa di oggi sia stata molto, molto interessante, anche perché ha portato molti temi sul fuoco, e il mio invito è quello di non disperdere un po' tutti i temi che sono state affrontate oggi, tutte le proposte che sono venute fuori oggi, facciamole finire qua con una giornata così, ma da lunedì ripartiamo con tutte le persone interessate a lavorare su questo tema per rendere più trasparenti i bilanci di IREN, piuttosto che per ragionare su un progetto di ripubblicizzazione. Mettiamoci attorno a un tavolo fatto di cittadini e magari anche di qualche amministratore per effettivamente andare a vedere come arrivare all'attuazione dell'esito referendario. Io credo che per molte persone che hanno seguito, diciamo, l'assemblea nel suo complesso e non solo per intervenire un attimo, due minuti, ci siano stati molti spunti, e credo che iniziative come queste dovrebbero essere all'ordine del giorno in una città come Reggio, che si ricordava prima è stata quella che a livello nazionale ha avuto la più alta partecipazione al referendum. Quindi vi ringrazio dell'invito, ringrazio tutti di aver partecipato, e per quanto riguarda l'ambiente la disponibilità al lavoro c'è. Ecco, pochi dati per farvi capire che in effetti pubblico è bello e non è vero che solo privato è bello. Allora, come diceva Cesare prima, l'esperienza è dell'acquedotto di Monferrato.
Questo consorzio è un consorzio di diritto pubblico e comprende 101 comuni consorziati. Allora, i dati di bilancio sono molto interessanti. Intanto è gestito dal 2003 in questo modo consorziato, prima è privato, c'è stata una ripubblicizzazione. I bilanci di esercizio 2010, 2012 e 2011 chiudono con un avanzo di 174 mila euro, dopo aver effettuato investimenti per più di 6 milioni e mezzo di euro. Quindi non è vero che quando c'è soltanto una realtà di tipo privato si possono fare gli investimenti per migliorare la rete e per migliorare il capitale. Tenete conto che il consorzio aveva un capitale di dotazione limitato e quindi si finanzia prevalentemente tramite l'indebitamento. Al di là di questo dato, che è puramente pubblico, c'è l'altra cosa estremamente interessante, che è quella di SMAT, che è una SPA, che è un capitale, che è una società a capitale pubblico, che però non è a scopo è a scopo di lucro sostanzialmente, e i guadagni vanno a favore dell'azionista che è pubblico. Quindi serve per fare profitto. È una società in house, come si dice, cioè fatta in casa, ed è una realtà straordinariamente interessante per noi perché è di diritto privato, persegue, abbiamo detto, obiettivi di profitto. Nel bilancio del 2010 ha avuto un utile di 17 milioni di euro rispetto ai 14 milioni dell'anno precedente. Quindi dal 2010 i ricavi sono cresciuti del 10% ininterrottamente fino ad arrivare a 250 milioni di euro. Quindi a questo punto è molto interessante vedere questi dati, perché, come si diceva prima, noi non dobbiamo parlare in forma ideologica, ma dobbiamo andare a vedere che cosa è veramente successo laddove si applica il progetto e anche il modello che in effetti si andava un attimo analizzando e proponendo prima. La tariffa, nonostante tutto questo ricavo del 10% che è aumentato dal 2010 in poi, nonostante la tariffa è molto più bassa di quella reggiana. Se a Reggio facciamo un confronto, la bolletta del 2011 per i consumi pari a 100 metri cubi era di 206 euro, e è la bolletta più cara d'Italia secondo Federconsumatori. La settima bolletta più cara in Italia, in effetti ho sbagliato riga, secondo Consumatori, a fronte di una media italiana di 138 euro, la stessa bolletta a Torino è di 123 euro, 40% in meno di Reggio. Quindi la bolletta reggiana per consumi annui pari a 200 metri cubi era di 447 euro contro una media nazionale di 313 euro, e la bolletta invece di Torino è di 280 euro. Quindi già stiamo vedendo che in termini di numeri la differenza è consistente. Poi c'è un autofinanziamento gestionale della SMAT passata da 42 milioni di euro del 2009 a oltre 50 milioni di euro nel 2010, facendo registrare un incremento del 20%, quindi ha una capitalizzazione degli oneri finanziari attorno ai 209 e del 210 a valori più bassi rispettivamente del 2% e dell'1,5% sul valore di produzione. Quindi evidentemente questi dati ci fanno molto riflettere e credo che vadano a tagliare la testa al toro rispetto al contenzioso che si era aperto prima e che chiariscano di molto le questioni. Gli investimenti, con questo chiudo, del 2010 hanno superato i 60 milioni di euro e sono stati destinati prevalentemente alla realizzazione di opere infrastrutturali sulla rete e sugli impianti. Quindi anche una gestione in house, oltre a quella prima del Monferrato che abbiamo visto, è straordinariamente vantaggiosa.
meno male qualche esempio concreto, se no ci veniva un po' la depressione, in effetti, se no, cioè, dire ci riusciamo o non ci riusciamo, quindi finanza etica, possiamo aggiungere questa parola, cioè che dietro c'è tutto il lavoro dell'acqua, bisogna anche considerare che visto che siamo dentro questo circuito finanziario a finanza etica. Siamo rimasti in pochi, qualche altro intervento? Magda? No, rete suolo acqua, qualcosina, dai, anche perché questa è una proposta concreta, anche sull'energia mi sembra che ci sia dietro una risposta anche... Allora... Vai a braccio, Magda, braccio. Allora, le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto liberalizzazione autorizzano gli enti locali alla dismissione dei terreni agricoli a vocazione agricola di proprietà pubblica per ridurre il debito pubblico. Come rete acqua e suolo sollecitiamo pertanto una discussione per definire le modalità di gestione delle terre agricole di proprietà degli enti pubblici e arginare un fenomeno che anche localmente vedrebbe un processo di svendita dei terreni non agli agricoltori ma alle lobby speculative. Le nostre proposte sono il blocco immediato del consumo di territorio, evitare la trasformazione delle terre produttive coltivabili in terreni edificabili, favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, attivare la mappatura dei terreni alienabili, garantire l'accesso alla terra a chiunque voglia lavorarla, garantire che queste terre siano oggetto non di vendita ma dati in affitto con contratti a lunga durata, sostenere l'economia e la produzione agricola biologica e di piccola scala, favorire l'integrazione economica ed alimentare tra il sistema rurale e i centri urbani, integrare il sistema produttivo rurale nella produzione dei servizi di pubblica utilità, supportare l'uso sostenibile e complementare nel sistema produttivo agricolo delle fonti energetiche rinnovabili, non sottraendo territorio alla produzione alimentare. Per queste nostre proposte noi abbiamo mandato un documento a tutti i sindaci della provincia di Reggio stamattina chiedendo un confronto e un dialogo. Stamattina abbiamo cominciato il primo incontro col comune di Montecchio, che ringraziamo perché è stato il primo comune che ha risposto. Avremo un altro incontro col comune di Scandiano e speriamo che anche altri sindaci rispondano alle nostre richieste. Grazie. Allora, se non ci sono più interventi noi chiuderemo, voglio solo dire questo a mo' di sintesi, diciamo. Noi abbiamo fatto uno sforzo di rendere pubblica una discussione che pensiamo che non debba rimanere al chiuso nelle stanze del palazzo della politica. Continuiamo questo sforzo insieme. Il Comitato Acqua Bene Comune di Reggio è sempre stato un'associazione aperta a tutti, naturalmente. Potete venirci a trovare alle nostre riunioni, potete trovare, metteremo sul sito anche tutte le informazioni, i contributi di questa assemblea. Il sito del comitato è acquapubblica.re.it, quindi facilissimo, re come Reggio Emilia, it come Italia. Oggi abbiamo visto che le critiche al modello esistente sono numerosissime, le più diverse fatte da diversi punti di vista. Se questo è vero, cioè se il modello esistente nel quale oggi siamo è così criticabile e criticato, vorrà pur dire che bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo, no? Allora, ci siamo anche accorti oggi che le opinioni su quel qualcosa di nuovo che vogliamo inventarci sono diverse, però il fatto di confrontarsi con i lavoratori di IREN, confrontarsi con gli amministratori pubblici che governano il nostro territorio,
è un principio fondamentale, quindi d'ora in poi il comitato, anzi lo è sempre stato, ma d'ora in poi ancora di più, il comitato si impegna a rendere pubblica questa discussione, alle nostre riunioni, sul nostro sito e in piazza in tutte le altre occasioni in cui avremo modo di incontrarci. Grazie a tutti della partecipazione.